Salve, salve a tutti, buongiorno, buon pomeriggio e ben ritrovati su UESA Twitch. Siamo pronti per i nostri piccoli incubi pomeridiani. Vediamo come andrà oggi. Ciao Electron, buongiorno. Ciao Donutdes, benvenuto. Benvenuti ragazzi. Tra un attimo ci rimettiamo in viaggio. Ciao Sirius Gabri, buon pomeriggio. Pronti per ricominciare da dove abbiamo interrotto. Ciao Gabriele. Non fate pesci d'aprile. Ciao Bag Dupin. Benvenuti. Devo dire che gli incubi io spero che siano principalmente quelli dati, insomma, quelli che vivono i nostri protagonisti e il loro modo di vedere il mondo, eccetera, eccetera, e bla bla bla. Spero che non siano incubi di gameplay, visto che l'altra volta ce ne sono stati abbastanza, quindi speriamo che sia un pochino più liscia la faccenda. Ciao Paolo, ciao Mark, benvenuti. Stamattina ho registrato Omori, quindi domani uscirà su UESA Play sicuramente l'episodio di Omori. Grazie Levin, grazie degli 11 mesi, grazie mille del supporto. E io direi che possiamo fare riprendi partita, cosa ne pensate? Facciamolo. Ciao Lufank. Considerando che eravamo rimasti, ciao Jerry, ciao Luca, eravamo rimasti, che c'è noi, la professoressa con la testa che si allunga, ciao Marco, non l'abbiamo mica risolta, eh? Ciao Fraxel, benvenuti ragazzi. Non l'abbiamo affatto risolta. Eravamo qui caduti con il... Ok, adesso mi ricordo i tasti, questo è per chinarsi. Altri non ne ricordo. Caduti con il pianoforte, qua non possiamo fare niente. Quindi dobbiamo andare a sinistra. Ma qui è chiuso, quindi abbiamo bisogno di salire qui. Quindi bisogna che qualcuno lo faccia. Grazie, cara. Pulsante di interazione è quello lì, ok. È questo per aggrapparsi. Ok, e questa bambina... Vabbè, per fortuna che non volevo più il gameplay. Questa bambina... Marionetta... Ha una cosa che ci interessa, ma noi abbiamo una bambina brava. Io trovo il pulsante per prendere questo oggetto entro Natale. Ma io di... Grazie. E vado qui. Onesto. Onestissimo, onestissimo. Il gameplay di Nier Replicant è molto migliorato rispetto alla versione datata. Soprattutto tenmi il feedback. Ok, ok, ok. Ah, meno male, meno male. Questa è una cosa positiva. Questa è una cosa positiva. Raccogliamo la chiave. Bene, l'hai presa, bravissimo. E ora solleviamo, cosa che do per scontato non potessimo fare prima. Bene. Molto bene. E corriamo ad aprire la porta con X. A posto. Sì, ma ho letto che dovrebbe essere più fattibile. Scusatemi se sono un attimo un prudente. Ma questa idea qui mi sono fatto. Mi sono fatto questa idea. Che questo è meglio portarselo dietro. Perché finché è usabile... Che dite se lo usiamo? E c'è qualcuno che sta suonando il piano? Ok, in realtà ce n'era un altro qui, ovviamente, però sapete la prudenza. Fa delle strane pause chi sta suonando il pianoforte. Ok. Ok, piccoli amici. Andiamo oltre.
Bella la densità dell'aria, eh? Un bel tocco. Wow, che meraviglia! Dovremmo salire sicuro. Facciamolo. Ah, lei già si posiziona, perfetto. Però quello che di solito è il pulsante interazione, bisogna usare invece il pulsante. Come li potrebbero fare più semplici questi comandi? Comunque, ok. Lei rimane giù. Credo di aver capito cosa devo fare. Chiaro, 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 chiaro. Ma se io spingo. Ah! Fa da scala, ovviamente. E ora insieme apriamo. Ok. È molto inquieta la persona che sta suonando. Chissà chi è, vero? Fa delle pause che però non sembrano legate in realtà a quello che stiamo facendo noi. Sappiamo che le distanze non sono un problema per lei, eh? C'è una leva lì sulla destra. Componendo musica. Sta componendo. Beh, questa non è una caratteristica che daresti a un personaggio negativo, no? O meglio. Ho capito lo stealth. Al giocapite. Mi cago. Aspettate. Aspetto la fine di questa. Ok, come si è aggiunto un suono sibillino, no? Vai a zappare. Vez suona. Non ho finito. Ah, avevo tempo, avevo tempo. Avevo tempo. Ok. Ah beh, e ora è però finita. Perché sono stato ad attendere? Non lo so neanch'io. Abbiate pazienza. Ho sbagliato. Ah, accidenti. Ho sbagliato. Ah, cazzarola. Oh, pidi. Prossimo giro. E mo? Dove andare più in là? È che hanno messo le rotelle, penso, per dare un percorso unico a questo coso. E quindi. Non posso spingerlo da altre parti, però. Oh! Oh, dove sono? È in BPD! Staccati!
Prossimo giro. Ma da qui riesco davvero a saltare là? Mi sembra una cosa molto atletica. Mi sembra una cosa veramente molto atletica quella che mi hai richiesto di fare. Sto sprecando un sacco di tempo mentre lei suona, ma preferisco usare le... usarle fin dall'inizio. Nel sali. Sali, sali. Adesso io sto tranquillo. Perché questa gratta tipicamente farà un gran casino. Come facciamo a suonare? 10. Perché si alza la grata? E cosa sta succedendo? Perché no? Ma perché? Ma perché, come cazzo ha fatto? Stavo mandando benissimo. Ma come cazzo ha fatto? È impossibile. Ma non ci aveva assolutamente sgamato. Salivez. Ma stiamo scherzi? Puoi correre per piacere? Scriptati, bravissimo. Oh, se si scripta, si scripta, eh. È stato dato un lato umano, perché questa componeva delle cose bellissime. Non ho capito bene questa caratterizzazione, però erano totalmente disumani questi personaggi. Piove, intanto. Poverina, lei ha freddo e le potrei dare il cappuccetto, ma non so come si fa. Quez, no, volevo raccogliere. Dammi la manina. Dammi la manina. Cioè, è chiaro che potrei sempre affacciarmi in là, però sentite, ci saranno dei segreti e quei segreti rimarranno segreti. Forse però a sto giro dovevo farlo. Ah, no, 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 no. C'è un passaggio. Seguimi, seguimi. Don't worry, dammi la manina. Dammi la manina. Vezza, non devi aver paura. Peso. Wow. Un simbolico attraversamento del fosso insieme. Sempre le scarpe appese, eh? Rimangono solo i vestiti degli adulti, maledetti adulti! Televisori. Entrare qui sembra duopo, ma non so perché. Oh no, queste trascinabili alla Claw 2. Vez, dammi una mano. Aspetta però, e come lo chiudo? Forse passando lì si chiude. Eh no, lo devo chiudere. Almeno qui sotto non piove. Stai qui sotto. Questa già gli verrà un... io come lo chiudo sto coso? E come... ma no, il problema non è solo come lo chiudo, a dire la verità. Ah, si farà qualcosa di diverso. Ma... no, andiamo a vedere. Qual è la baza di entrare qua dentro? Che, prima di tutto che non ci si entra. E se, ma PD... non sto capendo. E non si aggrappa. Accidenti. Spingimi. C'è nulla qua dietro con cui io possa interagire. Ah, che cretino, scusate. A parte che sono un pollo totale, scusate. E questo sasso si leva. Adesso trovo il pulsante con cui mi fa prendere i sassi. Fammi prendere il sasso. Spostiamo insieme il sasso. Eh?
Io non so che cosa dirti, Rez, però se non facciamo questa cosa insieme... Però non è il sasso che mi blocca. Davvero camminare su questa cosa qui al pelo? Ma davvero, che strana richiesta. Mi sembra una cosa su cui riesce a stare in equilibrio, ma per errore del gioco più che per... Vedete, non ci puoi stare lì. Il sasso non è quello che impedisce. Dovrei ovviamente chiudere il cassonetto, ma non ho mai capito come farlo. Qui che cosa c'è? Non c'è niente. Lei comunque non entrerà con noi dentro al cassonetto. Pensa in fisica. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Io non posso prendere le assi, tipo, cioè non ho mai avuto interazione con questo genere di oggetti. Il sasso non si sposta, ma comunque non è il sasso che ci blocca. Ma non ci si arrampica. Là lui non ci saliva, perché uno dice cammino sopra il coso. Quello che adesso cade dentro. Non può essere questa la soluzione. Solo che lui non si aggrappa. Non vuole uscire di qua. Io da qua non posso uscire. Lui non si aggrappa. Ah, bravi. Me l'avete suggerito voi. Non ci avevo pensato. Perché pensavo che le rotelle fossero monodirezionali, invece i cassonetti non hanno le rotelle monodirezionali, come voi mi insegnate, quindi in realtà era una stronzata. Grazie mille. A gigabyte. Era ovvio. Dopo, quando lo sai, è ovvio. Ok, sali. Una barchetta di carta. Lo sapevo che c'erano le crisi collezionabili. Sono riuscito a prenderla. Le scarpe dentro il cassonetto. Questa sembra una faccia. Andiamo all'asciutto, si spera, almeno. Oibò! Faccio una fatica a prendere il coso. Ah, questa è una cutscene! Lei diventa lei, praticamente. Sì. Colori autentici, trofeo guadagnato. Non capito perché sono stati questi lampeggi, però va bene. E qui è dove lei diventa lei. Il salto funziona quando gli pare. Qua non dobbiamo fare nulla, era solo per cazzeggiare. Ok. Va bene, fai mettiti a fare la cosa. E qui devo usare il pulsante questo. E poi questo qua. Quindi in realtà incontreremo un nuovo nemico, perché abbiamo avuto il cacciatore. No, però la maestra non l'abbiamo mai battuta. In realtà, però l'ambiente non è più da un pezzo quello della scuola. Aspettate, qua sto sbagliando. Di nuovo all'aperto, di nuovo questi cassonetti con le scarpe. E i televisori. E questo non è trascinabile. Oddio, sembra non trascinabile, ma non è detto. In realtà ora tu mi farai la lei, esatto. Scusa. È praticamente due volte R2.
si può salire sopra. Facciamo, non credo ci sia qualcosa di qua. No. Possiamo andare dall'altra parte, la dovremo, non vedo più il mio amico, la dovremo aiutare a passare. Ok, la spingiamo. Ah, ma come siamo collaborativi. E ora abbiamo bisogno di essere in due. Va bene. Un po' decisamente di passaggio a quest'area. Non proprio pregna di significati. Proseguiamo. Istruito, trofeo guadagnato. Come se avessimo vinto la scuola, c'è l'icona della scuola. Beh, l'avete visto anche voi. Boh. Va bene, siamo dentro, scalzi e bagnatissimi. Ma è di nuovo una scuola? No, sembra un ospedale, oddio. Una prigione? Oh, sembra una prigione. E quella là era una figura. Ma... ora anche la scuola sembrava una prigione, se è per questo, ma insomma... diversi autosave da parte del gioco. In due ce la facciamo. Ma un po' Dark Soulsiana questa porta, oh mio Dio. Ok, non è niente di realmente comprensibile. Beh, grazie per averci salvato. Però ne hai di sprint. Va bene, facciamolo. Sospesi sul nulla di un ospedale, di qualcosa del genere, o del solito riformatorio, collegio. Potrebbe averli accomunati. E questo che cos'è? Devo interagirci? No, sta lì e basta. Sentite, giusto una curiosità, ma ho deciso di non impazzire per queste cose. Infatti. E qui la luce è accesa. Ora laser morto. No. Tu non sembri avere intenzione di aiutarmi. Qui ho visto dei cilindretti. Quello ha un buco cilindroso. Mettiamo i cilindretti che sembrano più che altro degli asciugamani. Nel buco cilindroso, ma proprio... a così. Fallo. Dimmi, perché mi hai chiamato? Perché continua a fare un autosave eterno il gioco? Cosa sta succedendo? Cosa devo fare? Bisogna chiudere sto coso? No. Non so cosa sia sta cosa, ma è palesemente dovrà aprirci delle porte. Perché mi hai fatto ps... ehi? Un oggetto di questi? Ma io ne dubito. Vez, io non riesco... Cosa mi racconta? Perché mi chiama? Ehi, hey boy, ha detto tipo, ehi, hey boy, mi sembra una cosa... Allora. Vediamo che è connesso lì a dei... però... non ci aiuta. Che cretino. Prendiamo questo, estraiamolo. Non l'avevo capito. Ok.
cosa tecnologica che va dentro. A posto. Fallo da sé, da te. Bravissimo. Si cade nel nulla? Quasi. Urca, vieni giù, cara. Ecco, fermiamoci. Situazione. Dici che apriamo lì? Ti do retta. Ovviamente. Peso. E qui? Ma... Lui in realtà ha quasi un corpo da adulto, boh. No. Porca miseria. L'occhio, guardate l'occhio. Ah, si può proprio... Cazzarola. Non mi sto neanche cagando, guardate. Staccati! Vabbè, hai preso la manina, vabbè. Non era mia intenzione a sto giro. Io però così non illumino una fava, te devi... Ah, ma la tiene da sé, ok. Ok. Tondo per spegnerla. Porca miseria, odio ste gag. Sentite. Tanto che cosa c'è da vedere? Aiuto. Porca miseria. Le forbici. Che meraviglia. Non è ray tracing, eh? Allora non mi sembra, però non si può certo dire nulla di male. Però in realtà... Ah, lui la mette via. Ma non raccoglierà comunque le forbici. Ok, ma che uno dice, beh, pigliare le forbici. No. Porca vacca. No, volevo... È un po' strano direzionare sta cosa. Sì, un po' sì, comunque non importa. Ospedale, comunque, direi confermato ospedale, clinica. Confermata porta chiusa anche, Vez. E mo mi spieghi come l'apriamo? Oh. Ti stai per mettere in posizione in modo che io salti? Mi stai dicendo questo? Closed. Ma quindi possiamo allegramente andare a zappare. Tirare la sedia? Si può tirare? Non mi pare, non ha interazioni. Lei è infastidita dalla luce. Poverina, c'ha delle spari negli occhi. Ma quindi PD, aspettate. Accidenti, era da dire che la Flebo ci avrebbe aiutato. Non so esattamente come ancora, però immagino che... Non si vede nulla, è terribile sta cosa. Cioè, è spaventosa. Vez. Ora che abbiamo portato qui questo coso, è vitale usarlo per arrampicarsi. Ma io dico... Non ho capito. Ragazzi, è ufficiale, devo andare di qua. Cosa che non avrei mai voluto fare. Là c'è una porta. Porca miseria. Non saremo felici di andare lì. Qua è chiuso. Spegniamo la torcia, visto che c'è della luce.
Sì, questo è uno di quei giochi che tu le cose le vedi molto dopo di loro. Perché loro in teoria stanno vedendo tutta la stanza in questo momento. Quindi si può tirare la leva, eh? Un po' prigione, un po'. Tiriamo la leva, va là. E ora tiriamo questo a quello, come fosse un cervello, il salto. Scriptatino, come piace a noi. E qua era giusto una curiosità, beh, c'è anche il lock. Guardate da sopra, là c'è un coso. Non è che tu mi fai leva qui e mi fai salire, vero? La TV pesissimo. Ai ai ai, è proprio quello che non ci fa piacere. Christian De Sica. Questi sono come dei malati. Guardate che lui si scorpora, stile Thanos. Per via del televisore. Io a sto giro non vorrei andare proprio verso il televisore, invece è obbligatorio. A posto. Sono comunque, boh, degli insalsicciati, boh. Ancora una volta. Quel corridoio che posso deformare con il controller, e ancora una volta. Posso andarci dentro, in teoria, no? Devo premere verso destra. È stato come sintonizzarsi. E infatti siamo, come abbiamo già visto, dentro al televisore. Esatto. Vado avanti. Una corsa come subacquea, eh? Onirica. Non fattibile. Lei ci ha staccati e salvati in qualche modo. Loro sono un po' manichini, più manichini in questo caso, ma anche un po' imbalsamati. C'è comunque qualcosa di imbalsamazione. Sono come manichini inutilmente imbalsamati. Sono particolari. Allora, lassù, puzzle. Area più grande del solito, forse. Guardate, la chiave dentro al teddy bear. Dentro all'orsacchiotto c'è la chiave. Poverina! Poverina. Dai, basta, ma fa malissimo sta cosa. Vieni qua. Peso. La montagna incantata. Allora. L'occhio. Quel teddy bear si muove. Adesso arriva Favij. Perché lui ha preso il giochino? Lei ha preso il giochino. Facciamo a pezzi il teddy bear, Vez. Dobbiamo romperlo. C'è dentro una chiave. Io non so neanche a cosa ci serva la chiave, ti dico la verità. Ma allora, abbiamo dei raggi X per fare una verifica. Siamo proprio gli scienziati. Però, cioè, anche nel momento in cui, cioè, già c'è stato Ragdoll. A dire la verità, io non la vedo la chiave dentro quel teddy bear.
Sarà un altro? E questo è un buco dove possiamo entrare? No. Ma poi... anche... forse non l'ho posizionato bene. Ma poi anche lo posizionassi bene, cioè rimane il punto che dobbiamo rompere. E non me lo devi spostare, però... vabbè, vediamo un attimo meglio quello. Vabbè, non sei utile, davvero, non sei utile. Continua a muoversi la gambetta dell'orsacchiotto. Ma non è questa la gag, non è questa la soluzione, sto cazzeggiando. Sta roba secondo me non serve. Posso salire? No. Io non vedo quello che ci serve. Salire lì? No. Sì, i disegni sono inquietanti, c'è anche un tizio rappresentato. Ma... non sto capendo. Cioè, se lei può fare una cosa come per sbaglio levare l'orsacchiotto dal coso, vuol dire che non è questa la soluzione. E poi una chiave che a noi... non ho neanche visto la porta che dobbiamo aprire con la chiave. No, 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 no. Sto sbagliando. Allora, qui abbiamo un ascensore. Vediamo dove porta. Abbiamo delle scale che non abbiamo ancora percorso. Ops. Oh, what? Ok. Oh. A noi servono poi quei, diciamo, fusibili là per aprire quelle porte. Non posso andare a destra nell'obitorio. Io sono entrato. Non riesco a capire cosa sta succedendo al mio avatar. Ok. Ah, però. Beh, abbiamo cremato qualcuno. Porca loca. E siamo presso le sue ceneri. Ricordiamoci che abbiamo la torcia. My God, ma ciò nonostante non ne vedo... non ne vedo l'utilità. Vogliamo cremare questo? Non è spostabile, però posso salire qui. No, questo non si sposta. Abbiamo comunque la possibilità di bruciare cose. Quindi l'orsacchiotto. Benché non ne abbiamo visto il contenuto attraverso i raggi X, forse possiamo, nel dubbio, bruciarlo. Perché no? Sembra una cosa ragionevole. Chi non lo farebbe? Quindi, io adesso ve lo prendo. Vieni, Teddy Bear, vieni, 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 vieni. In realtà avevo visto cose per quei fusibili strani, ma... tu adesso vieni con me, vero? Vero che ci vieni? E andiamo a scoprire che cosa succede se ti cremo. Che contenuto per bambini. Oh, spero bene di riuscire a infilarti facilmente, vero? Vero, Teddy Bear? Che ti farai infilare qua dentro senza fare storie? Bravissimo! Scriptato! No, 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 tu è meglio che esci. Lei ha buttato anche il suo giochino! Autosave, quindi qualcosa di buono è successo. Immaginate come si respira bene lì dentro. Teddy Bear! Niente! Non era l'oggetto da bruciare, ma... o
forse quella cosa. No, non era la cosa da bruciare. Mi viene da dire che guardiamoci intorno per bene. Allora, la sala dei giochi ne ha tanti. Qui abbiamo l'indizio palese. È un orsacchiotto, contiene... Sentite, sarà questo. Sarà questo che lei ha buttato via malamente. Ma non è un orsacchiotto. Cioè, ha le orecchie... E non corrisponde a quella cosa lì di cui c'è la... Questi non sono dei teddy bear. Mio Dio, sono un po' inquietanti, eh. Vediamo, scusate. Ora sappiamo che possiamo bruciare cose. Cosa ci piacerebbe bruciare? Beh, questo è l'aspetto di qualcosa che potrebbe contenere una chiave, no? Che peraltro è caduta. Oh, signora, stai tranquilla. Va bene, lei brucerà quello, l'abbiamo capito. Ah no, ok, è questo che fa rumore. Ma non sarà mai. No, senti, io devo prendere... Prendo questo. Pesissimo. Non sto capendo il senso di quell'indizio nella radiografia. Proprio non capisco. Comunque, ora lui in automatico lo butta dentro. Non si sa perché ci si infila. Lei butta il suo. Facciamolo, ma non funzionerà. Non funzionerà. Probabilmente non è nella stanza dei giochi che devo cercare il vero orsacchiotto, mi viene da pensare. E invece ha funzionato. Era quel teddy bear. Sentite. Come dire, a cavallo nato. Perfetto. Però allora, uno delle orecchie di quel coso non corrispondeva per niente alla radiografia. Però magari era un'inquadratura particolare. Ma infatti quell'orsacchiotto lei l'aveva calciato via, impedendomi di fare la radiografia. Poi non gli ho più dato importanza. Invece era lui. Vabbè, meglio così, meglio così. Abbiamo con noi una chiave, possiamo in realtà iniziare adesso ad esplorare. Qui ci servono due, chiamiamoli fusibili per capirci. Non so se uno lo possiamo prendere da prima, no, direi di no, è impossibile. Porta chiusa, ancora. Quindi altro che due ce ne servono. Questa si aprirà solo così. Non credo che questo... Abbiamo preso una chiave, abbiamo una leva da tirare, tireremo la leva, vedendo che cosa, che emozioni ci regala, ma non succede niente perché probabilmente ci vogliono due cose. Quindi andiamo a vedere di qua. Questa porta è bene, però sì, certo che si apre, abbiamo la chiave. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa nell'angolino. Assolutamente nulla, quindi entriamo. Protesi. Sekiro. Tavolo operatorio, madre, con un manichino. Manichini imbalsamati. Persone sparite. Che peso, eh? Guarda, se sono degli interagibili. Questo sarebbe da prendere. No, eh? L'uncino. Ora, la domanda che tutti ci poniamo è... Guardate l'uncino in primo piano. Continueranno ad essere solo enigmi ambientali o sta per arrivare qualcuno a farci compagnia? Tu devi metterti in posizione qua. Bravissima. Lo scopriremo, intanto entro. Ho scelto un po' a caso questa porta, dico la verità. Non so come uscirò, ma lo scopriremo. Anche questo. Perché i lacci? Se questo non si anima, è meglio. Cavolo, cavolo, cavolo. Questo bisogna spostare. Dai, PD! Ma dai! Ma no! Cosa? Che cosa? Figurati se non succedeva. E sono morto! Allora... T-
te credo che sta in quella posizione. Allora, questa è un'arena. E questa è un'arma, allora. Pigliala! Guardate la mano. Ok, non è spaventato dalla luce, sai, magari funziona. Oddio, non è imbattibile, cioè nel senso non è che ti prende per forza. Ha perso un pezzo, tra l'altro. Magari è il pezzo con cui possiamo batterlo. Stai lì. Sono fottuto, però. Qual è la baza di tornare indietro? Ho bisogno di un oggetto contundente. Accidenti. Forniscimelo tu che mi hai fornito il nemico. Cioè, è teoricamente pieno di oggetti che possono fare da oggetti contundenti, ma... Cioè... Ma non raccoglie niente, sto pollo. Cosa fai? Ah. Forse devo tenere premuto. Tengo premuto e adesso? Bello. No, non può essere questa gag, ragazzi. Mi rifiuto di crederlo. Sono morto. Vuole giocare. No, qui ci serve... Dobbiamo cercare di capire... Forse posso salire ancora? No, non ha mai avuto del platforming di questo genere. Senti, tu devi essere un oggetto contundente. Piglialo! Andiamo a destra, sentite. Ah, è di qua! Eh no, qui sotto muoio. Infatti, quella è la balza. Forse si deve solo scappare. Anch'io ci ho pensato adesso. Facciamolo. Forse è solo da skippare questo nemico. Che tanto qua sopra non ci raggiunge. Quindi qua abbiamo un attimo di respiro. 10. Per fortuna. Quella porta è chiusa, però. Ah, interagisci con sto coso? No. Non è imbattibile, vedete? Cioè, non è automatico che ti colpisca, ma come lo ammazzo? Ok, qua si scala, buono. Ah! E vai, Azza, figurati se non scalava anche la mano. Figurati se non scalava anche... Script. Che mi avrebbe dovuto prendere. Tutta la vita. Ma io cosa diavolo sto... Fammi prendere questo uncino. Ma perché non posso prendere questi bellissimi uncini? Questo lo posso prendere. Devo smettere. Okay. Oh, è lei. Con tutta la sua abilità, comunque su un tavolo non ci riesce a salire. Ah, io posso certamente continuare da questa parte, ma... Perché non sto capendo che cosa mi sta venendo in tasca di tutta questa esplorazione, ma... Io corro. Ove? Salto per colpire. Oh, no, se sei forte però non è valido. Evviva. Avrà dei punti vita? Oh mamma. Scriptati.
Devi vincere tu! Vabbè, lo fa due volte, poi la si colpisce. Autosave. Maledetta mano. Abbiamo vinto. E là c'è un fusibile, yeah. Yes. E il fusibile andrà dove ne va solo uno prima. No, tiello, Vez. Abbiamo vinto. Adesso bisogna che qualcuno ci faccia uscire, però. Con calma. Poggialo. Grazie. Roviniamo, rompiamo il fusibile. Ah, il martello adesso, sì, ce ne sono di cose da fare. Ho sentito dei rumori. Grazie. Io sento dei rumori. Qualcosa si sta muovendo. No. No, ragazzi, no. Amica. Guarda. Scusa, parliamo. Cosa stai facendo? Ma pensai come se c'era il dito così. Ok. Ti sei calmata? Se questo si anima, è il boss veramente finale. Allora, adesso ovviamente qui ce ne vorrebbero due, ma c'è anche una porta da uno. Prima c'è la porta da uno, poi c'è la porta da due. Dai, questo è pacifico. Ah, posso correre, che shock. Quindi adesso andiamo di qua e vediamo che cosa c'è a sinistra. Bello questo posto dove ogni cosa è terrorizzante. Avrei dovuto dire questo gioco, dove ogni cosa è terrorizzante. Eccoci. Cos'è, una pannocchia andata male? Non facciamoci troppe domande. Là ci sono delle foto di gruppo, boh, non lo so. Una sedia elettrica. E questa è una prigione, quindi. Oh, è tante cose insieme. Ehi! Ehi. Interessante. Interessante. Fammi la bazza, amica. No. No. 19-8. Qual è la pazza di aver fatto ciò? Scappa, bimbo! Scappa, bimbo! Tu sicuramente sei amico mio, vero? Oh, pa, 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 pa. Cazzo. Questo non si apre. È un'area enorme, come... cioè, è un unico gigantesco puzzle. Cazzarola. Ma che brutto momento di sport. Vai di qua, vai di qua, vai di qua. Infilati. Madonna. Ma ci sarà sicuramente, visto che c'è una fobia per qualunque cosa, ci sarà sicuramente la fobia dei manichini.
Se uno ne soffre. Io vorrei illuminare lì, ma muovere sta torcia è molto aleatorio. Non animatevi, non animatevi! No, ragazzi, è una gag. No. Non ti dovete... No, andate... Ho sbagliato pulsante, PD! Porca miseria. Ho sbagliato. Dove sono? Non vedo. Muoviti. Muoviti, Vez. Tanto non è la luce il punto. Il punto è che devo fare questa. Ok, va. Adesso lo faccio. Sei chiaro. Maledetti, maledetti. O io vado dritto per dritto. Posto. Ok, questo va schivato. No, dai. Tanto lui corre uguale, giusto? Non è che sto rallentando. Merda. Adesso io sto da questo lato qui. Perché quello si arma? Questo quindi può essere solo un trial and error, perché io come faccio a saperlo? No, corri, ma PD corri! È là l'uscita, porca miseria. Un po' tra queste parti, un po' così trial and error, non mi fa impazzire. Corri, devi stare da questa parte, è impossibile. È impossibile! No, ma allora come Cristina Davina? Ma PD. Allora sei uno stronzo. Dite che la luce li irretisce. L'abbiamo riempita di mazzate. Ma dov'è il mazza frusto? Non trovo il mazza. Ah, no, no, non trovo il mazza coso. Lì c'è una mano. Vai a zappare, però. Scriptati, maledetto. Non smettere mai di vivere. Temi il sangue antico. Ma il manichino di prima l'abbiamo seminato. E ciao, bello. Cioè, nel senso, siamo andati più veloce di lui. Speriamo di farcela, che dire. Mi sembra un po' strano. Cioè io devo stare sul lato destro. Cioè di qua. E se no sono morto, ma. Ma è impossibile. Preparate i PG, preparate i PG. Incantesimo. Non sto capendo. Ma, cioè, a me sembra che dobbiamo semplicemente. La visuale interna. Cosa volevo fare con la mano che non ha funzionato? Cosa volevo fare con la mano che non ha funzionato? Usare degli oggetti. No? Volevo usare degli oggetti. La mano. Niente mano. Il 442. Ma già, no, già il 442. No, me la faceva capire. No! Come me lo faceva capire? Ma come me lo faceva capire? La luce! Ho capito, non perché l'avete scritto. No, ho capito. Però. Ho capito quello che volete dire, ma. Il punto è, dov'è l'interruttore? Cioè, palesemente la torcia non funziona. Ok, noi abbiamo spento la luce, loro. Ok. La torcia non funziona. Cioè, la torcia non è abbastanza luce per tenerli disattivati, questo voglio dire.
quindi, cioè, se palesemente la luce non serve a tenerli disattivati, non è mica vero invece. Però PD, no, 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 raga, il gameplay di questa torcia è raccapricciante. Non sai mai da che parte la stai puntando. E dovrò essere preciso con questa torcia. Raga, è orrenda da usare sta torcia. Vorrei comunicarvelo. Cioè, in pratica, voglio illuminare a destra. Voglio illuminare a destra. Vorrei illuminare a destra. Mi piacerebbe illuminare a destra. Vorrei tanto illuminare a destra. Sto provandoci. Come si fa? Vorrei illuminare a destra. Vorrei illuminare a destra. Adesso lo fa. Vorrei illuminare a destra. Ora, prima non gli piaceva. Ora vorrei illuminare... questo input che sto dando per illuminare a sinistra è lo stesso che ho dato un secondo fa per illuminare a destra. Porca, ma veramente devo usare sta... Vorrei illuminare a destra. E va a sinistra. Vorrei sto usando tutte le direzioni del controller, girando tutto quello che volete. Vorrei illuminare verso destra. Quindi l'unica è muovermi io. Quindi considerare la torcia un'estensione della mia direzione. E fare così. Vabbè, qua ce la facciamo, ma poi penso di aver capito. Spero. Però... Corri, Forrest! Corri, stronzo umano! Maledizione, maledizione, maledizione. Scusate. Bello però, eh? Basta! Merda! PD! Fallo da solo, allora! Se sei bravo, fallo da solo! Hai capito? Vai, vada, vai, vai, vai! Bloccati. Bloccati. Ehi, bodies. Ok. Ora sì. Ora sì, la torcia. Ora sì, la torcia. Ha un senso. Entra. Cosa sto ottenendo da questa esplorazione? Mi serve un fusibile. Un occhietto e del formaggetto. Molto leggero quel formaggetto. Qua posso entrare, direi. No, troppo piccoli questi buchi. Ok, va bene. Ma ti sembra? Ti sembra fare una cosa del genere? Ma che zappano? Oh no, 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 no. Avrei dovuto usare la torcia. Dovrei usare la torcia. La torcia! Usa la torcia, usa la torcia, Forrest. Non è dubbio, corri, eh. Usa la torcia, Forrest. Usa quella cazzo di topor. Colpa mia, lo so.
accettiamolo. Vorrei correre. Possiamo correre? Grazie, Mattimotti. Grazie dei 2 mesi. Taglia, taglia la curva! Il cordolo! L'inquadratura! Hai un vantaggio enorme! Hai fatto una grande corsa, bravo! Adesso ti dovrai girare, eh! 19, vaffanculo! Devo farlo prima, scusate. Comunque tagliare la curva è fondamentale. Siete veramente cattivi! Ah, traiettoria perfetta! La telecamera rimane indietro, stile FIFA. O PES, o vaffanculo. Fai una bazza. Hai un cervello, cammina all'indietro. ...62 litri... Anche secondo me sono troppi. Io non so. Cioè, io non so. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Lo devo battere in velocità. È uno stallo alla messicana, veramente. Devo livellare destrezza, probabilmente sì. Dai, vai a zappare. È tipico di questi try. È tipico di questi try. C'è sempre la morte durante il tragitto. Come faccio a puntare la torcia all'indietro mentre co... No! Non posso! Non lo fa. Non posso puntare la torcia all'indietro mentre corro. Non lo fa, eh? No, davvero, eh? Ma non mentre corro. Cioè, se io sto correndo, non posso muovere la torcia all'indietro. Cioè, tipo... Ho solo su o giù per tipo... E poi quante dita devo usare, maledizione? Perché poi bisogna sempre usare 2 stick mentre si usano 3 pulsanti, un dorsale e porca miseria? Cioè, devo usare il pulsante... Cioè, devo fare come quando correvo in Dark Souls. No, madonna, quindi... Ma vai a zappare! Ma è incredibile. Non devo correre per forza. Questa è una grande riflessione. Questa è una grande riflessione. Questa è una grande riflessione. Cioè, io posso andare avanti. Però vedete, se io cammino in una direzione, non posso... cioè, io non posso camminare all'indietro. E non posso illuminare all'indietro. Al limite posso fare... Boh, così. Però appena mi muovo, lui gira la torcia. Punta da solo, ma se io sono direzionato verso il nemico. Ho sbagliato. Oh. Ora siamo in quella fase che muoio durante il tragitto e non mi ricordo più come arrivarci vivo. Vedete, lui qua lo punta, bene. Mi fa piacere. Poi però si gira. Io devo correre qui, non posso aspettarlo. Sali in nome di Dio. Ho sbagliato proprio la direzione. Bravo, bravo. Entra in quel buco. Bravissimo. Bravissimo. Viva la vita. Abbiamo acceso le saponette. Ce l'abbiamo fatta. Ma questo tombino è stato sistemato col Photoshop. Allora, ce l'abbiamo fatta. Pesissimo le saponette. Ok. Ok, prendi la saponetta. Conservala, scusa. Ti ho detto di prenderla. Chinati a raccogliere la saponetta. Fallo. Scriptati! Ok. Si scripta cum grano salis. Allora.
situazione. Continua a non smettere mai di vivere. Credo di aver bisogno della tua sedia. Ah, ci picchia. Forse da dietro. No. 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 No, mi rifiuto di crederlo. No, devo far svegliare sto tizio. Devo farlo scendere dalla sedia. Devo spegnere la luce. No. Che bruttissima gag. Che bruttissima gag. No. Oh, signore. Oh, madre. No, quanto non avrei mai voluto fare questa cosa. Mai. Mai avrei voluto fare questo. Smettila di ma fai luce dove devi, dove stai andando. Fai luce al tizio. Vez. Ti sto illuminando però, eh. Sei uno stronzo, corri. Luce. Ma ha guadagnato tantissimo terreno. Come faccio? Come faccio? Ho guadagnato tantissimo terreno, non potrò mai sistemare. Come faccio a seminarlo? Come faccio a seminarlo? È impossibile. Ragazzi, l'analogico destro è una merda, io non so cosa dirvi. Unplayable sto cazzo di analogico destro. Anche perché lui si attiva solo se gli sei vicino. No, vabbè, mi ricarichi anche sta gag, dai. Ma fai la saponetta tirata. Non ci posso credere, devo ritirare la saponetta. Incredibile, questo è proprio stato inutile. Non c'era bisogno di fare sta gag. Pulsante del salto per tirare gli oggetti. Adesso lo faccio. Putta caso che io voglio illuminare a sinistra. Come? Smette di farlo. Vabbè, lasciamo perdere. Animati. Ok, il gioco è buono, il gioco è buono in realtà. Il gioco è buono. Lui in realtà è lentissimo a muoversi, a reagire ai miei movimenti. Quindi in realtà si fa. Salto R2. Porca! No, non posso camminare all'indietro. Qualcun altro vuole suggerirmi di camminare all'indietro. Sarebbe molto, molto bello poterlo fare. Molto, molto, molto bello sarebbe. Farlo sarebbe bellissimo. Non si può indietreggiare illuminando, ma non preoccupate. Credo di essermi infilato in un cul-de-sac. Ok, ce la faccio. Spingiamola. Spingiti. Bravissima. Bravissima. Onesto, scriptati e vai.
Ancora? Ne abbiamo di queste gag? Oh, signor. Oh, signor. Io corro. Io corro. Bella idea. Ho voglia di droppare. Ho voglia di droppare. La crocchetta. Ho voglia di droppare, sta parte è terribile. Chi l'ha illuminato? Hai capito che sono cattivi? Illuminali! Ma... Madonna. Dove cazzo? Ma PD! Ma allora muoio sicuramente, ma è impossibile! Padroneggiare il movimento dei due analogici. Guarda. Io vado avanti. Cammino. Guarda. Come cazzo si fa? Insieme, grazie al cazzo che li devo usare insieme. Madonna, ragazzi, ma siete tutti bravissimi. Ma com'è? Ma com'è che siete tutti bravissimi quando facciamo PvP? Non siete affatto dei fenomeni. Vabbè, lasciamo perdere. Allora. Preso. È impressionante sta cosa. È facile, è facile, è facile. Tanto chi vi ha visti mentre lo facevate? Magari siete morte 20 volte, non lo saprà mai nessuno. Potete dichiarare qualunque cosa, non è verificabile. Cioè, capito? Cioè, è molto più comodo non essere in live in blind, eh? Cosa ne dite? Io, Logarius, ho fatto first try, tanto. No, io non lo posso dire. Allora. Ora illumino voi. Allora illumino voi. Scusa, da quando in qua fa sta cosa? Scusate, da quando in qua fa sta cosa? Da quando in qua fa sta cosa? Scusate, ma da quando in qua fa sta cosa? Ma da quando in qua la fa? Ma prima non la faceva assolutamente. Rapidi. Ma ho sempre usato entrambi gli stick. Quando mai se smetto di usare questo stick non ci muoviamo più. Evidentemente ho sempre usato entrambi gli stick. Comunque non basta, allora. Cerca di tenerli illuminati. Cerchiamo di stare da questo lato. No. Ragazzi, maledizione. Comunque devo prendere del vantaggio, eh. Rainer, ti rendi conto che quello che stai scrivendo è la cosa più ovvia dell'universo? Cioè, è allucinante. Oh, devi saltare in Mario. Ma grazie al cazzo. Il punto è che mi devo anche muovere, e questi arrivano da tutte le parti. Comunque ora sembra giocabile, ma non si vede comunque un cazzo. Sembra che sia andata di culo. Forse. E non eravate così vicini da fare questa gag. Ok. Ok, siamo nella sala del... che sappiamo? Della sedia elettrica. A questo punto, questa cosa deve essere... non sembra tanto spingibile. Ma io posso fare... peso.
Abbiamo il fusibile, che sarà lanciabile, immagino. Bravissima. Fallo. Yes. Perfetto. E abbiamo guadagnato un fusibile, che ci servirà, direi. Possiamo prendere? Ok, bene, bene. Ma una cazzata visto, quando ci avrò messo? 4-5 tentativi? Voi avete fatto tutto first try? Solo che se sei in live, dopo un tentativo fallito, hai la gente che ti dice, è una cazzata! Mentre voi, quando eravate a giocare per i cazzi vostri, avete fatto i vostri tentativi falliti, nessuno vi caga il cazzo. Quando una persona gioca, normalmente, fallisce prima di riuscire, ma nessuno ti caga il cazzo dopo un tentativo fallito. È una cazzata! Bisognerebbe avere l'intelligenza di capire che cos'è una blind run. Ma è un concetto troppo complicato. Perché uno se la deve tirare. È imbarazzante, imbarazzante, ma comunque. L'hai fatto 6 volte! Ma tutti l'avete fatto 6 volte, ragazzi. No, io l'ho fatto la prima volta, certo. Che due marroni. Cioè, in pratica in blind devi fare tutto first try, sennò sei un cretino. Vabbè, easy. Comunque. Oh, no, 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 sono io la vittima, volevo solo essere utile rompendo i coglioni, come quello dell'altro giorno dell'inquadratura, no? Madonna, come se fosse necessario, come se non fosse una cosa che chiunque può capire dopo un paio di tentativi, come se fossero cose complicate. Lo fai una volta, lo fai due volte, lo fai 3 volte, la quinta volta hai capito, easy, tu ce l'hai fatta in 2 volte, bravo, vuoi un premio, sei un premio Nobel? Io non lo so. Cristo santo, ma abbiamo più di 8 anni mai o no? Boh. Madonna, ma è così anche con gli altri streamer o me li becco solo io queste cose? O forse gli altri hanno più pazienza, io probabilmente ci vuole un altro carattere. Guarda, Railnir, in tutta franchezza, insegna agli angeli come aiutare qualcun altro. Perché a me proprio, sinceramente, sono già belli che rotti il cazzo. Allora, via. Allora. Ora sbaglierò, ora ci sarà una cosa che non so che cos'è, e morirò. Ok? E probabilmente morirò anche al secondo tentativo. Ok? È una blind run. Ok? Ok? Ora morirò. Siete pronti? È una cosa che voi sapete già. Ora succederà una cosa e chi ha già giocato il gioco sa già come si fa. Io no. Quindi sbaglierò. Non capirò subito. Dovrò sbagliare di nuovo. E chi ci ha già giocato lo sa già. Cosa facciamo con chi ci ha già giocato? Gli vogliamo dare un premio? Non riesco a capire. Qual è il merito? Qual è il merito di saperlo già? Ci hai semplicemente già giocato. Cazzo, grazie al cazzo che lo sai. Ma io non riesco veramente a capire. Ma io se voglio sapere come si fa, lo chiedo. Dio santo. Che due maroni. Se no che blind run è? Cioè, ah, come si fa il prossimo enigma, ragazzi? Come si risolve quella cosa? Come si fa quello? Ma allora che è una blind run? Ma poi anche se lo fai off stream è una cosa allucinante. Cioè, devi postare la blind quando l'hai già finita. Ma neanche. Ma veramente, boh. Se non volete vedere uno che non lo sa e quindi fallisce, non guardate una blind. Cioè, è molto semplice. Ops. E qualcosa di brutto sta per succedere? Io sto sbagliando, perché probabilmente questa cosa non funziona. Ops. Ho anche visto un nemico. Quindi adesso le cose diventano piuttosto dure. L'ho colpito, sono bravo. Ops. E ora sono morto. Se lei aiutasse, sarebbe utile.
quindi. No, da solo non posso, però. Ovviamente no. Sono morto. Ho sbagliato. Okay. No, voglio dire, me la tirassi da pro player. Uno dice, sai, te la tiri come se fosse un fenomeno, ma sbagli. Cioè, la cosa pesante di queste cose è che quando tu arrivi in un punto in cui inizi a bloccarti, cosa normalissima nei videogiochi, ma... inizi a pensare, oh mio Dio, arrivano. Inizieranno a dirmi come devo fare. È la fine. Sono morto. Quello che poi si gioca a FIFA, ragazzi. Assolutamente per quello. Non ha proprio senso. Non ha veramente un cazzo di senso portare ste cose. Facciamolo. No. Di solito il secondo va. Qua mi ha aiutato lo script. No. Si aggiusta, si sposta, mi siamo messi male e siamo morti. Peso. Sì, che poi c'è un gameplay di merda, ragazzi. Io penso che sia superfluo dire che sto gioco ha un gameplay orrendo. Ha altre qualità, ma fa schifo da un punto di vista del gameplay. Ma non sono l'unico a dirlo, e sono cose che sono già state dette del primo come di questo. Ciò non toglie che uno se lo può fare first try, per carità, però. Insomma. Non è proprio Bloodborne, ecco. Comunque sia, si può fare, per carità, si può assolutamente fare. Tipo, se non mi aggiustavo ce la poteva fare. Pensa che almeno non è Forgotten End. Ti dico che in alcuni momenti ci va abbastanza vicino, eh. E adesso ti becco in automatico, che culo. Ma non è finita. Lei ci abbandona, si fa per dire. Sono io che sbaglio. Qua ho proprio sbagliato io, eh. Ho bisogno di metterli in fila. Ok. Questa è ancora viva. Tornerà. Torna. Eccola qua. Bene. Forse è un timer, allora devo... No, 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 dai, 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 le abbiamo sempre battute. Devi essere battibile! Onest. Onest. Queste maschere sono piuttosto inquietanti. Sono piuttosto inquietanti. Questo non è un nemico simile ai precedenti. Non credo, almeno. Non so cosa sia. L'ennesimo imbalsamatore.
No, non riesco bene a capire il criterio, però immagino sia così, tipo... C'è una... esatto, speravo ci fosse una porticina. Sembra che... Aiaiaia! Che brutta gag. Qua dobbiamo fare... Dobbiamo prendere uno di quei giocattoli, tirarlo e uscire. Peso. Non ho ancora capito bene come ci si fa beccare da lui, però... Cercherò di essere super prudente. Lui è pericoloso su... Non è pericoloso sul letto che sta visionando, diciamo così. Però ho bisogno che adesso lui... Lo sappiamo che sto per schiattare, vero? Forse no. Faccio decisamente il giro lungo. E ovviamente figurati se non allunga la manina quando sei sotto al letto. Annusa. Ci sto molto credendo, eh. Un po' Metal Gear Solid V. Peso. Adesso lui dovrebbe andare là in alto a destra, tipo. Umano, tipo. Ecco. Ora io ho bisogno di un bello script. Infilati. Figurati. Ah, è proprio... È adeso al... No. No, please, scusa. Corriamo i bus. Ah, è un po' Katrin. Non vi dico i comandi. Ho sbagliato a fare quel saltino folle che gli ha dato un grande vantaggio. Ma secondo me, se arrivo con l'auto anticipo, lui non mi becca. No, invece no. Devo correre. Facciamo così, scusate, curiosità mia. Mi sembra di aver fatto qualcosa di particolarmente intelligente. Forse l'abbiamo mandato alla stanza successiva. No, non oso camminare normalmente. Cioè, io potrò adesso
arrampicarmi e basta. Arrivati Trapani. Cara, aspettami. Ok. Ok, c'è stato l'autosave. Chiave necessaria. Un altro obitorio. Accidenti, non me li fa esplorare. Forse questo. Passare. Qua proprio non se ne parla. Questa non sembra una cosa particolarmente utile. Questo è bloccato. Tirare qui. Sciocco, c'è anche la maniglietta PD. Tu potresti aiutarmi, no? Va bene. Adesso sai cosa devi fare. Si può forse salire lì? È che quell'amico è il nuovo boss. Rendere la maestra è superata. Ci ha dato l'achievement. Non l'abbiamo mai uccisa in realtà. Lì c'è la chiave. Scusate i trapani. Una cosa così? Comodo. Ma forse un salto là? Un salto da lì a là? Ah, ma qui possiamo fare questo. È tutto un gioco di cadaveri. Da estrarre. Forse adesso facciamo così. Ok. No, ho sbagliato. La maniglia. Buono. E adesso sì, è tutto chiaro. Hop. Scriptino, perché qui non ci sarebbe mai arrivato. Chiave. Perfetto. E semplicemente torniamo. Lei capisce che deve farlo e ci siamo. Possiamo sbannare quel ragazzo di prima, mi dispiace aver bannato, ma cosa cazzo vado a bannare uno che mi dice cosa devo fare? Scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato io, scusate, sono un cretino. Abbiate pazienza. Perché sento il mio audio? Ah, grazie Gabriele, grazie mille. Ora non penso si farà più vivo, però insomma mi sembra una stronzata. Scusate. Scusate, è che si sbaglia, che cosa volete che dica? Ho sbagliato. Chiedo scusa, mi sembra una stronzata, scusate. Allora,
No, mi dispiace, non ci stava, non ci stava. È che non puoi sempre essere lucido, ragazzi. Purtroppo non sono bravo con queste cose, che volete che vi dica. E, adesso mi ripiglio. Mi scuso con l'utente della situazione. Non credo che si farà più vivo e ci sta, però mi dispiace, insomma, diteglielo. Ciò nonostante, rimane valido quello che ho detto, però pollage, cioè, nessun problema. Allora, proseguiamo. Saliamo. No, mi dispiace. Oh, Railnir, ci sei, scusami. Scusami, Railnir. Scusami. No, fai quello che vuoi, osserva come ti pare. Ma voglio solo che sappi che mi scuso. Mi dispiace, non volevo essere scortese. No, è vero, che dicevo che non si poteva fare una cosa che si poteva fare. Ma anche quello fa parte del cazzo, è impossibile. Poi è possibile. Però scusami, non volevo essere... Non volevo essere così scortese, mi dispiace, scusa. Vorrei evitare lui, ma credo che non sarà possibile. Allora, a noi serve un fusibile che è là. Si lava le mani? Beh, c'è un certo rispetto dell'igiene da parte sua. Scusate veramente i trapani. Pensavo dovevano finire in marzo. Invece... Lui va proprio lì. Cioè, mi viene da pensare che è lui che ci deve portare là. Però con calma. Qui ci sono dei corpi. Non... Io non credo di poter salire. Lui mica mi osserva. Scusami, baby. Baby. Rimettiti, sorry. Cioè, non avevo mica visto che avevi fatto la bazza. Sorry. Vai. Quindi c'è... tutto un giro da fare. Lei rimane lì proprio easy. Qua c'è un battito cardiaco, quindi questa creatura, chiamiamola così, è viva. Oh, madre di Dios. La vedo molto dura, molto, molto dura. Il percorso sembra guidato da un certo punto di vista. Ok. Sembra chiaro quello che dobbiamo fare, ma sento che non sarà una bella idea. Dovevo nascondermi. E forse ce la faccio. Oh. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Con una sega peso. In ogni caso, come ci arrivo là? Gli abbiamo praticamente ucciso un paziente, comunque. Una cosa del genere. Si pensa che quello dietro la tenda sia il cacciatore, però è interessante come interpretazione, in realtà ci potrebbe anche stare. Allora, noi adesso lo facciamo e ci nascondiamo. Un attimo dopo averlo fatto, perché... Corri! Ho sbagliato, ma non importa. Ok. Ora lui fa quello che deve fare.
Come, bimba, come? Mi farai da trampolino? Mi farai da trampolino, bimba? Anzi, sì, 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 ho capito, me l'hai fatto capire molto bene. Comunque, oh, la tipa suonava il componeva il pianoforte. Lui, cioè, comunque sta salvando... Certo, non proprio quello che ci immagineremmo, però... Piglialo. Scappa. Credo. Mio Dio. Facciamolo. Aiuto. Non vedo autosave, però penso che sia abbastanza safe. Ok, autosave visto. Inseriamolo. Dovevo nascondere. Aspetta, allora mi nascondo. No, ho sbagliato. Sì, lo immaginavo. Vabbè. Comunque ci ho fatto l'autosave, va benissimo. Perché dovremmo avere ancora il fusibile. Esatto, quindi si corre. Ora lui non sta più operando, però. Questo potrebbe essere un problema. La prima cosa porticina, grazie. Di qua. Bella lì che lei ci illustra tutto il da farsi. Siamo molto lenti rispetto a lei, ma immagino che sia una cosa inevitabile. Morto, bene. Forse un po' più rapidi è meglio. Forse un po' più. Lo fai tu questa cosa di infilare l'oggetto? 1098, grazie. Mi sono in mezzo incastrato. No! La scivolatina alla Sekiro, come me l'hai fatta? Corri. Tipo fanne un'altra, colpa mia. A gigabyte. Devo fare un'altra, per forza. Ok. Corri. Bella. Ma falla bene, ma PD, ma lei è molto più brava di te, let's. Ok, adesso ne facciamo un'altra 10. 9. Oh, non ce n'è stato bisogno, siamo stati rapidi. Oh, di qua. Merda. Fatta. No, PD. Ma allora, a cazzo. Forse non ce n'era bisogno. Dacci, tenti. A posto. Un'altra di quelle lunghe sequenze. Ma insomma, sta scivolatina che si interrompe. E qua ci muoio. No. Corri, continua a correre. Salvotto automatico, mi ha scivolato il dito. Qua PS5, devo dire che il controller, lo vedo anche quando sono sulle fasce in FIFA, è facilissimo dopo un po' che tieni la cloche, insomma, che scivoli, molto facile. Comunque andiamo. Sembra di entrare in un forno crematorio, o probabilmente è quello che stiamo facendo. Io mi sto spostando. Io mi stavo spostando. Forse no, dopo non ci si sposta più tanto. Ok, vai. Super scivolata. Quando non serve. Adesso io entro. Tu, beata te che puoi stare lì e nessuno ti caga, eh. Cioè, complimenti, Vez. Però io... Sono morto. La vedo. Cuociamolo. Pesissimo. E te lo fa fare a te, eh? Sei tu player che lo devi fare. Guardate lei che si scalda. Certo, lei ha preso freddo. Non c'è un click di fine, devi essere tu a lasciare. Però... Questo sì che è un modo di suicidarsi interessante. Comunque...
L'abbiamo fatto. Ok. Ah, adesso deve venire lei. E mi sentivo in colpa, esatto. Sta arrivando forse un ascensore? Forse sì, in teoria noi abbiamo finito un'area. Si è poi entrato con calma, aspetta che mi vado a bruciare. Ricoverato, trofeo guadagnato. Ed era un trofeo non bruciare il tipo. Peso, 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 peso. Interessante. Chissà, allora mi viene da dire, chissà se si poteva uccidere la professoressa. Cioè, nel senso, lei è rimasta viva? Cioè, sono colpito dal fatto che lei sia rimasta viva. La prof non puoi? Ok, pesissimo. Io mi aspetto adesso, ma stiamo vedendo. Mi aspetto un cambio di mood e di area. Di mood completamente? No. Però, in teoria, un po' di rarefazione. E siamo di nuovo on the road. Scusate, non credo ci sia niente. Che strana sta scala così. What? No, non suona bene. No, non suona bene. Non suona amichevole. Cos'erano? I cani di Detaka? Non facevano simpatia. Una sorta di ruggito. Questo è un corpo. Un corpo vero, vivo. Cioè, vivo no di certo, però. Questo è proprio il corpo della persona. Una cosa a cui non siamo abituati. Il volto che ricordava quelli appesi alla parete. What? Ma tra l'altro la cosa assurda è che nella schermata precedente lui aveva dimensioni ben diverse. Cioè lui si è infilato con la televisione, ammesso non concesso, ma nella stanza precedente lui era gigantesco. Cioè è tutto deformato, eh? Questo divano. Pesis. Beh, si potrebbe intitolare questo episodio Cattiva Maestra Televisione. Ok. Scala e saltino, direi, a naso. Scusa, perché non lo fai automaticamente, maledetto. Ok. Lei ogni tanto resta un po' indietro, ma non mi sembra che dobbiamo preoccuparci di lei. Ancora il televisore ci farà da... Ovviamente si dà per scontato. Guardate, lui arde dal desiderio di entrare dove c'è un televisore acceso. Secondo me non ci cagherà mai. Scusate, proviamo un game over.
voglio riprendere. Scusate. Però adesso mi sposto. Gli effetti sulla gente del nuovo canale sul digitale terrestre di BioBlu. Anche qui è buio, avete ragione. Mi dispiace per i trapani, ragazzi. Vabbè, diamo per scontato che il game over sia lo stesso e anche la sequenza simile, dai. Diciamo che le TV accese possono essere nostre amiche, se loro sono nostri nemici. Ah, no, qua ho bisogno di lei. Come vedi te stesso che stai streamando? Cioè, quello sì che sarebbe un effetto figo. Se il gioco potesse implementarlo. Tipo tu all'inizio del gioco nelle opzioni gli dai la tua chiave Twitch o qualcosa. Cioè, basta, gli dai l'indirizzo. E lui sa se sei in streaming e ti proietta. Non sarebbe impossibile, secondo me, a ben vedere comunque. Sciocchezzuole a parte. Lei è nella vasca con il televisore. Questo è piuttosto mortale, non fatelo nella realtà. Ma definire vive queste persone mi sembra fuori luogo. Adoro quando lei ti mostra cosa devi fare. Lì c'è una leva. Uff, che botta. Arrivo. Eccoci qua. Si sale. Non so perché mi immagino che si scendesse. Ok. E lì c'era un... Sembrava esserci una sorta di passaggio. No buono. Ah, no buono. Lì è qualcosa di più di una sorta di passaggio. Là bisogna proprio andare. Non è mica una sciocca. A meno che una cosa voglio provare. Ora faccio un game over. Voglio provare il telo se ci sia il grappa. Ma poi a che scopo? Magari si trova un posto diverso. No, c'è una cosa a metà. Bisogna buttarsi. Ehi, ma da quanto indietro mi fa ricominciare? Bisogna buttarsi a metà del... Cioè, tanto l'ascensore va. Tu ti stacchi e dopo c'è la scala. Credo. Non mi sembra che questo te lo porti da nessuna parte. Questo tappeto, insomma. Quindi, noi ci aggrappiamo. L'ascensore non serve che rimaniamo aggrappati. 19... Oh, che script, ma... Abbiamo volato, letteralmente ha volato. Non sapevo avesse questo potere. Buono, meglio. Apprezzato. Ah beh, che shock. Lo spessore dell'aria è proprio una cosa, secondo me, molto ben riuscita. Ma io adesso che faccio? Ok, adesso dobbiamo aiutarti ad uscire da lì. Di qua probabilmente non ha nessun senso andare. Infatti, la telecamera non ci si fila. Sto arrivando, eh? Allora, e di qua invece non possiamo tirare questa leva da soli, ovviamente. Ah, c'è tutto un puzzle. Non sto capendo. Cosa sto ottenendo ad arrivare lì? E qui sotto? Un passaggio? Niente. Sembra una stanza fine a se stessa e non può esserlo. Devo tirare dei cassetti, dai. Diciamocelo. Speravo in qualcosa di più, però. Forse questo cassetto. Onestissimo. E infatti lei verrà subito ad aiutarci a tirare quella leva.
Usa rampino. Penso che abbia a che vedere con l'ascensore. Penso che abbia a che vedere con l'ascensore. Mi affaccio, ma credo abbia a che vedere con l'ascensore. Non credo sia più qualcosa che si deve fare qui. C'è sta cosa, ma proprio per... No, no, non vedete, non lo prende neanche. Probabilmente ora l'ascensore arriva in nuovi posti. Direi, per forza. Sì. Se noi tornassimo giù e non ci fosse l'ascensore, saremmo perduti. Però potremmo sempre risalire. Ok. Sali! E poi io dove diavolo? Ah, a sinistra. Però seguimi. Vorrei comunque che lei venisse con me. Vorrei che lei venisse con me. Dammi la manina! Hanno litigato! Dammi la manina! Vieni qui! Non mi segui più, ma certo che mi segui. Allora, vieni sull'ascensore. Sentite, lo accetto. Se il gioco fa così è perché vuole che sia così. Ma dove diavolo? No, ma sono un pollo. No, ma è da lì da dove sono arrivato. Ho sbagliato. Ecco perché non mi segue. Sta pensando, ma questo è scemo. Temo abbia dei buoni argomenti. Allora, se io non sto... Allora... ok. No, ma questa era solo... Prendere la... Non sto capendo. E lei si ferma. Allora vuoi che prenda l'ascensore. Ma se prendo l'ascensore non mi segui. E se io tiro la leva dell'ascensore... Sento della musica. Niente. È incredibile, devo rifare tutto questo. Ah no, beh, non così tutto. No, ma non devo rifare la gag della chiave, dai, sarebbe assurdo. No, è già partito questo suono. La porta, forse ora si apre la porta. Forse ora semplicemente si apre la porta. Non ci credo. Sono incredulo. Vabbè, non è che sia chissà. Come diavolo fa ad essere qui? Come fa ad essere qui? Come... Cosa sta succedendo? Come diavolo fa ad essere qui? E a cosa mi servirà adesso la chiave? Non l'ho capita. Ok, prendo la chiave, apro... Va bene, ok, meglio che niente. Ma quindi è semplicemente per richiamare l'ascensore? È proprio Dark Souls, quindi vieni qua. Esatto. Serve a richiamare. E va bene.
cretino! No, Vez, ho capito adesso. No. Mamma. Ti prego. Arrivo subito. Arrivo. Bravissima, comunque. Bravissima. È proprio Dark Souls, sì. 1098, 1098. Quando lo fai tu, lo faccio io. Op. Ok. Onesto. Ok, save perfetto. Allora, questo si può spostare. Scusate i trapani, io sono spiacente. Qui si può spostare e c'è un passaggio. Lì c'è un grosso marchingegno che non si muove, tipicamente. E qua si può passare pure di qua. Battezzo questa uscita, vediamo. Perché la faccia di un andare avanti, che non sarà mai? Voglio però capire cosa c'è a sinistra, allora. Infiliamoci. Oh, opzionale, lo sapevo. Una bottiglia con dentro un volatile, altre bottiglie. Dio mio. E sotto c'è quella stanza di prima, certo. Peso. Pesis. Wow. Holy. Oh, wow. Che meraviglia, comunque, ragazzi. C'è una leva. Dovremmo aiutarci a vicenda, come sempre. Ora, portiamola qui. Bravissima. E ti portiamo dall'altra parte. E tu dovrai fare una cosa bella per noi. Sai, c'è dell'ottimismo in questa tua manina, però io ci voglio credere. Quando vuole fa dei salti, ragazzi, che... Scala, direi, da questo lato. Che bello che è qua. La luce con la pioggia è una cosa stupenda qui. Solita gag, tanto ora verrà giù la scala. Saliremo di qua o mi darei una mano a entrare in quella finestra? Forse quella finestra non è in realtà neanche aperta, quindi saliremo. Vorrei. Ok. Questa ambientazione è meravigliosa. Gli interni sono un po' sempre gli stessi. Cioè, comunque è un gioco molto... All'inizio, quando eravamo nella foresta, pensavo che sarebbe stato molto più vario come ambienti. Invece gli interni sono veramente sempre quelli, eh. Sono bellissimi, curatissimi, una roba allucinante. Però, a un certo punto, quello è. Quando vai in esterna hai proprio dei momenti... Wow. Vabbè, questi movimenti delle assi sono fantastici, eh. Perché è sempre la sensazione che sia mentale tutto. Come ce l'avevi all'inizio, nel primo, no? Porca. Qua viene giù qualcosa, forse. C'è stato un save. Forse in due l'apriamo. Porca. Io nel dubbio corro, eh. No, ma dai, corri, sto correndo. TV, maledette TV. È un game over.
No, non è un game over. A parte che lei non l'ho salvata, stile Yoshi proprio. Una cosa è certa, lei non può essere morta. Se è lei. Tieni. No, eh? No, allora aspetta che questo oggetto magari dopo mi serve. Scusa. E bembe. Ah, ok. Sei di gomma, davvero? Beh, decisamente si stanno aiutando a vicenda. E cioè, ti viene da pensare, ho un fortissimo legame tra questi due personaggi. Ora mi devi aiutare. Wow, la musica qua è stupenda. Ancora gli stessi disegni, ancora quel tizio con il cappello, l'occhio. Elementi ricorrenti delle sale dei bambini. O di un'eterna sala dei bambini che visitiamo magari in tante forme diverse. Qua è difficile decidere. Comunque giochi, allora, pensiamo agli interagibili, giochi che possiamo sicuramente raccogliere, ma non lo faccio a priori. Andiamo a vedere che cosa c'è dall'altra parte. Inevitabile. Ripeto, secondo me io il televisore, sicuramente la televisione è cattiva maestra, la televisione eccetera, eccetera, però lo leggo molto allo strumento di trascuratezza dei bambini. Niente? Ah, ok. Ah, era la mia torcia che si è rotta. Ho capito, ho capito. Ecco perché faceva. Ha fatto quello sfrigolio. Ho capito. Thank you very much. Non avevo notato questi salti stile gravità lunare, guardate. Quindi non siamo più dotati di torcia. Il che mi consola perché vuol dire che non ne avremo più bisogno. Non raggiungeremo neanche questa volta l'occhio. Ce l'abbiamo, perché se l'uno, che però è il seguito, era una figura di madre, questa può essere una figura di padre, ma non voglio darlo per scontato. What? Oh mio Dio, seguo lei. Oh, wow, che meraviglia! No, non ti fermare, cosa mi fermo? No, arrivo. Wow! Sei andata di qua, vero? Oh! No, chinati! No! È un game over. A parte che è fantastico.
fantastica sta cosa, ma... Lei si accovaccia in camera, ma neanche si nasconde, ma... Non è una gran soluzione. Dai che avevamo un bel vantaggio, a sto giro non inciampare, maledizione. Non mi sembra per niente una grande idea quella di venire qua, però è d'altra parte che fare. Cazzi. Poverina! Oh no. E lì c'è uno dei suoi. Come brutti ricordi o qualcosa del genere. No! Neanche... Ora la dobbiamo recuperare, ovviamente, ma... Accidenti. Ha rapito lei. L'occhio! Che peso! Sì, sembrava di essere digeriti, tipo. Però a un certo punto si è visto l'occhio. In fondo a questa sorta di tubo digerente. Con un televisore. Secondo me dobbiamo andare da un televisore all'altro. Infatti, va bene. Ricordiamoci che siamo soli, quindi... Non posso fare una cosa tipo... Questa. A che pro? Ah, beh, ma certo. Andiamo da una TV all'altra, quindi ovvio. Sì, sorry. No, vai lì. E ora ci facciamo teletrasportare là. Dai, su. Bisogna prendere verso. Che peso. Sì, la televisione non fa più male, ma secondo me perché lui accetta di affrontarla, tra virgolette, per lei. Questa è una cosa importante. E Omori uscirà su Esa Play d'ora in poi. Domani dovrebbe uscire il prossimo episodio. Ma proseguiamo. Potrebbe anche essere che lui non è più lì. Non lo so. Lo scopriremo, forse. Gancio. No, ho sbagliato. Speriamo che il save point fosse vicinissimo. Sì. Ma parla in italiano. Sembra una lingua quasi come l'italiano, boh. C'è il telecomando, eh?
quindi dobbiamo teletrasportarci. Sarà una lingua impossibile, sarà un qualcosa. Sembra quasi un italiano deformato, comunque non ha importanza. Abbiamo come nostro, come prima aveva la torcia. No. Ah, ok. I pulsanti di interazione sono sempre più imprevedibili. Comunque, vabbè. Ora possiamo accendere i televisori, eh? Sì, un Gramlo, sì, una cosa del genere. Ora io devo entrare nella televisione, ma questo non poteva essere un game over, quindi. Guarda il cappello. No, non è possibile! Che strano questo posto. È una citazione di qualche tipo? Vuole essere una citazione questo cappello? Qualcosa del primo episodio, magari, che non riesco a ricordare. È così particolare questo buchetto? Ah, è un cappello collezionabile, che pollo. Sorry. Non ci ho pensato. È vero che qua si collezionano i cappelli? Chissà quanti ne ho lasciati in giro, dimenticando il fatto che si collezionano i cappelli. Tra le altre cose. No. Questo mi sta pure sì. Però è carino, dai, usiamo per un po' questo. Cioè, sul bimbo fa ridere. Io potevo già entrare nel televisore. Amico delle guardie, veramente. Però non me ne sta importando niente. Io proseguo così. Invece vedi che me ne importa. Adesso accendo. E va bene. Ah, qua non c'è niente. Okay. E chissà quanti segreti ci sono in sto gioco. Non oso immaginare. Swoop. La domanda che tutti ci poniamo è: qual è la baza? Cioè, cosa... E io questo lo potevo fare anche prima. Vabbè, ho fatto un'esplorazione. Ho ottenuto questo cappellino da amico delle guardie. Però poi... che mi invento? No, ovviamente non funzionerà. Cioè, ci provo, ma non... quando non si scripta, non si scripta. Ah, questo è un carrello. Sciocco! Va bene. No, bisogna sbagliare. C'era una doppia... Ma non sarà mai vero che io posso fare una certa cosa. Tipo salire, no, è impossibile. No, magari era una figata. Si poteva fare sia aggrappandosi a quello che senza. Boh, ok. Facciamo la baza adesso. Ohi! Bravo. Abbiamo la gruccia qua. Appendi abiti, non so come si dica in italiano, gruccia italiano, non so mai in questi casi in che lingua sto parlando. Ok. Mi fai pensare che qui potevano esserci delle cose simpatiche. Appendino, stampella, ma la stampella è quella per chi zoppica, no? Appendino è la sindaca. Abbiamo trovato un segreto. Cosa? Questo sì che ci ricorda il primo episodio. Oh, e guardate il quadro. Lo vedete? Non voglio coprirlo con la fesca. Peso. Scusate, ma allora mi viene voglia di... Poco signorile, trofeo guadagnato. Poco signorile.
Pesis. Gnec. Finisce qua la gag, ovviamente. Allora, noi possiamo accendere e spegnere le TV, eh? In teoria, noi così non abbiamo nulla da temere. Ma è chiaro che dovremo giocarci con sta cosa. Non adesso, magari. Magari sarebbe stato interessante vedere cosa succedeva a spegnerla. Facciamo un game over. La faccia è un buco, eh sì. E non è uno di quei nemici stile manichini che finché non ti hanno messo la mano addosso, ce la fai. Questa è una grande distanza, ti frega. Oh, magia de Dios. Oh, oh no. Non abbiamo mica finito. Ho capito. Oh mamma. Domanda, non è che questa sia. Noi dobbiamo entrare nella TV. Per piacere! Pesissimo. Pesissimo. Dai, non puoi trovarmi! Entraci! Perché non ci entra? Perché non ci... Beh, se possiamo lo finisco. Perché non ci entra? Grazie Electron, grazie, 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 grazie. No, 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 ha ragione Electron, ha ragione, per forza, per fai che cazzo, sono scemo io, sorry. Beh, grazie. Oh, figo che lo devi indirizzare, ok. Però sappiamo che non posso comunque mettermi davanti a lei, lei mostro. Yes, bisogna stare fermi. Non mi guardare. Non mi guardare, torna a guardare la TV. È rimasta incantata. Ah beh, perché è passata dal guardare una TV a guardarne un'altra. Per fortuna non ci ha visti. O comunque non ha fatto in tempo. Peso. Avete visto? È subito corsa verso un altro schermo.
Ecco. Non è finita. Beh, è palese quello che dobbiamo fare. Ci sarà da ridere. Ehi, su, concedimelo. Ci vorrebbe davvero, oh mio Dio, ci vorrebbe davvero la versione, diciamo, aggiornata con i telefoni cellulari. Ho capito. Peso. Comunque non abbiamo bisogno per capire che il messaggio è universale indipendentemente dal televisore o tablet se sono bambini. E come, visto anch'io con i miei occhi. Mamma mia, che tristezza. Andiamo avanti. Che poi non è facile essere genitori, cioè è facile da fuori dire. Non è facile per nessuno, dovendo lavorare. Il modo migliore per essere genitori è essere così ricchi da avere delle nutrici. Lasciamo perdere. Andiamo. Guardiamo se ci sono delle curiosità. Voglio provare una cosa. Una piccola cosa. Ora mi è venuto lo sghiribizzo dell'esploratore, ma penso sia una stronzata. Magari qualcosa c'era. No. Proseguiamo. E adottare a distanza. Vediamo, Gareth, vediamo cosa scopriamo. Secondo me, no, non è solo questo. Noi stiamo, comunque, in Little Nightmares di base, secondo me, noi vediamo il mondo attraverso gli occhi di come lo vede un bambino che ha subito dei traumi terrificanti. In particolare, sempre secondo me, una genitorialità molto discutibile, molto violenta, molto oppressiva, terribile. Guardate! No. Guarda la luce là in alto. È uno schermo, come l'occhio di Mordor. Devo rifarlo. Wow. Avrei voluto un achievement. In realtà poi ero tornato indietro perché mi era rimasto il dubbio. E questa, diciamo che nel mondo di gioco, che secondo me, ripeto, è una visione di mondo di un occhio deformato e traumatizzato, comunque sia, questo schermo si occupa di tenere buona l'intera città. E ne manca uno, infatti. No, forse è caduto mentre cazzeggiavo. Secondo me tecnicamente ora sono caduti tutti, sì. Aspettate, prima di buttarci c'è sempre la curiosità. Adesso che ho visto che sono tante bazzine, chissà quante ce n'erano. Facciamo un game over? No, non voglio fare un game over, dai, mi butto. Televisore per uscire da qui, ma voglio comunque affacciarmi prima di farlo. Oh, mamma. Non sembra una bazza buttarci nel nulla, no? Ma lo sarà inevitabilmente, dai. Andrà bene, basta. Oh, ricordiamoci che lei è stata rapita da quella creatura? Da quella figura maschile che potrebbe essere paterna, poi, ripeto. Però nell'infanzia traumatizzata di cui questi giochi parlano.
magari allungare la manina e provare ad aggrapparmi poteva essere una bella idea. Nell'infanzia traumatizzata di cui questi due giochi parlano, secondo me, la figura genitoriale come fa a non essere centrale? È per quello che pensavo alla madre e al padre. Però queste sono mille interpretazioni possibili. Perché fare un trial and error così scemo in un momento così topico? Bisogna superare la grondaia stronza e poi aggrapparsi, penso. Se no, non lo so. Ma PD! C'era una bazza che non ho visto. Aspettate, 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 aspettate. Mi sembra... non so se sia inevitabile. Non lo so. Perché sotto c'è un appiglio. Ma magari io posso banalmente... farlo cadere. Esatto. Che sciocco, ho capito. Benissimo. Buono, buono, buono. Bene così, bene così, bene così. Abbiamo risolto, abbiamo risolto. Adesso ci fa la bazza. Mi piace da matti questo cappellino con questa tenuta, mi fa troppo ridere. Vedete, vedete, vedete. Sì, sì. Qua ti dà tutto il tempo di premere R2 se non l'hai premuto. Ok, una leva. Una leva e una porta. Chiusa è un strano... una strana... No, eh. Bell'idea. Molto bella, questa. È chiaro cosa dobbiamo fare, penso. No, forse meglio il legno, cosa dite? Oh, what? È un essere umano, diciamo così. Attratto da uno schermo, da quello che è là. Quindi forse io in realtà, a dire vero, potrei avere un... non me lo fa fare di andare a spegnere. Non posso spegnere. Allora, come farò ad attraversare l'acqua se non con il legno o con questo secchio? Però mi sembra stronzata. Ora questo secchio non è movibile e io non credo da qua di riuscire a fare un salto così. Dovrò giocare con lui, purtroppo. È palese quello che devo fare. È palese. Tutto il mondo è palese, corri! Corri, 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 corri! Corri, 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 tira questa cacchio di leva! Ok. Coscienza pulita dopo questa avventura per i bambini. Comunque. Autosave. Questa no, non credo. Questa non si prende. Okay. Schermo, luce saltata. Mi voglio affacciare. Mi sa che faccio un altro game over, ragazzi. Tanto c'è stato l'autosave. Ok, però c'è tutto un mondo là sotto. C'è tutto un mondo là sotto. Vediamo. Faccio un tentativo inutile con la leva. Probabilmente un altro game over. No? Mi affaccio qua dentro a TV spenta. Ma non ha senso, accendiamole e basta. Spero abbia senso questo. Mi viene da dire, meno male che ho acceso la TV. Chissà poi se è vero. Televisore, ascensore, è tutto molto l'occhio. Ah, è il disegno di quei cosini col triangolo in testa del primo, vi ricordate? Facciamo questo, che dovrebbe essere... Ehi! Quindi nel caso io da sopra al televisore potrò
Ma qui da solo... Ah, no, 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 sorry, 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 sorry. No, non volevo spegnere la TV. Non so se l'ho fatto. Ok. Secondo... Ma vediamo, vediamo. Tanto facciamo questa cosa. Tanto noi ci passiamo. Ma non è questo il punto. Volevo vedere cosa c'era di qua. Possiamo veramente fare nulla qui? Guardate, una manina, un qualcosa. Vedete, c'è una manina. Guardate. Dai. Che mosse ho a disposizione? Niente. Peace and love. Peace and love. Facciamo così. Prima di entrare nella TV. Che secondo me sono un collegamento con sopra, ma... Cioè, in teoria dovrebbe proprio esserlo. Quasi certamente. E qui c'era tutto un mondo, però. Lui fa sempre la finta, poi va da un'altra parte. Ma io qua non posso. No, 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 bisogna uscire, devo risalire, devo risalire, devo risalire. Devo risalire assolutamente. No, ma tanto che. Cioè. Vabbè, diciamo che mi interessa. Cosa mi interessa essere qua? Per andare al piano di sopra senza ascensore è impossibile. Penso. Bel posto pulito. Sì, è chiaro che posso semplicemente entrare nella TV. Faccio così. Non mi fa rifare tutto, non mi fare rifare tutto. Ok, ok, va bene, qua. Insomma, lo spostamento di quella roba è un patema, però. Ah! Ho capito. Cioè, in parte abbiamo fatto bene. Io posso far partire l'ascensore. Mentre l'ascensore va, io posso entrare nel televisore. C'è un buco là. E da sopra... Ah, sì, 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 che pollo. Ho capito. Fammelo, Vez. No, dai, cosa mi tocca fare? Questi suoni di TV mi ricordano un pochino Devotion. Spero vi ricordiate Devotion. Porca vacca. E questo significa che adesso tu parti. Non ho sbagliato, dovevo farlo prima. Dovevo farlo... No, sono un coglione. Ma che cazzo faccio? Qual è la base di aver fatto ciò? Cosa mi è servito? Però posso sempre rientrare dalla TV. Quindi... Entro. Attivo. Pensa in portal. Attivo, esco, per piacere, ma non è in questa direzione che lo devo fare. Poi per piacere entrare, ma non ce la farò mai. Ma no, 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 oddio. Oddio, invece sì. Faccela, faccela, bimbo, faccela. Bravissimo, se ti sei un po' scriptato, hai fatto bene. Secondo me forse nella direzione opposta era più comodo, comunque bene. Ok. C'è un easter egg trofeo. Ci sto, ci sto. Ditemelo, ditemelo. Ci sto di brutto, ci sto di brutto. Ditemi se però è prendibile da dove sono arrivato adesso. Se è, volentieri.
nella stanza prima. Easy, easy, easy. Pazienza, ce lo siamo perso, non succede niente. Cacchio, consegnare il pacco alla manina. Ditemi cosa succedeva. Cosa succedeva se consegnavo il pacco? PD, era ovvio, porca miseria. Cosa succedeva se lo facevo? Panzarola, porca vacca. Puoi farlo solo con quel cappello. No, vabbè, ciao. Ma quante gag. Un trofeo con una mano enorme te lo prende. E sto tornato su Steam. So che Devotion hanno aperto il loro store, perché nessuno glielo vendeva. Non sapevo fosse tornato ancora su Steam. Questo che fa molto un collezionabile, ma non lo è. Può rimanere lì. Di sicuro noi adesso possiamo spostare questo coso e passare. Quanto da esplorare. Allora, qua vediamo di non fare cazzate. Ok, una mezza idea di cosa potremmo fare. Forse ce l'ho. E là c'è una tipa davanti alla TV, eh? Allora, io devo tirare il filo. Sarebbe stato bello spegnerle la TV. Allora. Era meglio allungare le manine, direi. Sì, Devotion. Se avete modo di andare sul loro store e volete supportare qualcuno che se lo merita, e se volete recuperare la blind su Wesaplay, sono due puntate. Gioco della Madonna, mamma mia, bellissimo Devotion. Devotion è veramente una roba spaziale, ragazzi. Allora, sentite, mi provo ad aggrappare lì, non so neanche io cosa sto facendo. Allora. Ok, paradossalmente qua è safe. No, 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 non cadere, Platforming. Non sublime il platforming di questo gioco, per usare un eufemismo. Dai, che voglio farcela! Perché sono scemo? Perché sono un pollo? E voglio troppo vedere cosa c'è lì. Ma adesso, ma prima ce la facevo. Ma non è il salto che facevo prima. È la saponetta, però. Io come la tocco? Forse devo saltare da più in alto. Forse. Ma mi sembra che l'ho fatto da sotto il salto prima, ma probabilmente no. Si vede che è da qua che devo fare. 10. Il rasoio di Occam. No. No, lui no. Il rasoio di Occam e saltare su una saponetta. No, non devono essere la stessa cosa. Non ci vedo niente di rasoio di Occam. Ok, grazie. Non lo fa. Non cadere nell'acqua. Ok. Finché lei è davanti alla TV noi non ci dobbiamo preoccupare, ma sicuramente dovremo giocare con la TV. Oh! Allora, ci deve andare di culo, Non ho fatto rumore! Dai, non ho fatto. Ho sbagliato. No, non mi fa rifare. No, non mi fa rifare. No, non mi fa rifare il bagno. Ti prego. No. Ok, ma non è difficile. Pensiamo positivo. Ah, che cretino.
cretino! Ho capito il rasoio di Occam. E in effetti è una versione molto più semplice. Era una boiata. Sorry. Ho capito adesso il rasoio. Bravissimi ragazzi, sorry. E allora... Devo fare una cosa. Ok. Qua ci giochiamo peso col rasoio di Occam. È saltata la luce. Però noi in realtà qui non interessava, perché noi volevamo solo lo sgabello. La nonna sta palesemente guardando forum. Bravo bimbo. Vorrei vedere anch'io cosa stai vedendo tu. Yeah, what? Mi affaccio, ma credo che si debba... Stronzo come i carrelli, soprattutto di questa tipologia. Pensate, chi non ha vissuto i supermercati fino a una decina... Beh, poi dipende dalle città. Però un giorno ci saranno persone che sono nate e cresciute solo dove ci sono quei carrelli decenti. E non conoscerà questo genere di carrelli. Era meglio... avete capito? Era meglio starci... Se siamo capiti. Era meglio. Perché ora i carrelli sono di qualità migliore. Bravo che ti scripti. E dico, ora ci sono quei carrelli che hanno l'impalcatura di plastica anche sotto e funzionano molto bene, cioè li porti benissimo dove vuoi. Invece una volta c'erano questi carrelli tutti di ferro, orrendi, che si rompevano facilmente ed era un cazzo di incubo. Però dipende dalle città, perché poi, anzi, dipende poi dai singoli supermercati. Comunque, la digressione sui carrelli ci sta, ma fino a un certo punto. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Lassù possiamo andare. Però adesso è ovvio che dobbiamo andare lì, però mi incuriosisce molto anche il resto della stanza. Quindi... No. E oramai mi sono fissato che ci siano mille segreti, che ovviamente ci sono. Vabbè. Devo tornare alla rassegnazione che non li beccherò. Hop! Qual è la baza di andare qua sopra? Qui. Ta 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 pa 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 pa. E notare che le foglie devono essere veramente piene, perché lì c'è il tombino. Ho sbagliato a fermarmi. Ho fermato l'inerzia nel momento più importante della vita, scusate. Faccela, baby. Oh, Gesù. Ok. Abbiamo scollinato. Fermo. Aia. Basta.
Ah, beh, ma lui in realtà. Sì, anche qua il rasoio di Occam mi dice che io potrei arrivare qui. Lui me lo mette in me. Però, scusa, il rasoio di Occam, io faccio un salto in meno. Quindi a sto giro il rasoio è il nostro, spero. Perché poi da là riesco a saltare. Sì. Vero? Da lì riesco a saltare là, vero? Sì, lo spero. Se no siamo. Fuck tu. Allora. Mi aggrappo. Scendo. Telecamera. Telecamera, grazie. Mi appiglio. Ma sì, che va bene, ma sì, che va bene. Ma se muoio devo rifarlo tutto. Allora. Prospettiva non è mai la cosa vincente qua. Ehi! Sempre assurda sta scena comunque. Volevo accendere la torcia che ovviamente non ho più. Guardateli là! Beh, qua è un po' zombie, eh. Caloca. Io spengo. Loro si rimbambiscono qua e a me cazzo mene. In teoria niente. Questi non si sa perché non mi uccidono. No, non mi puoi vedere, devi andare a vedere la TV. Corri! Lo sapete cosa gli abbiamo fatto, vero? Gli abbiamo tolto la TV. Però, ehi, 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 qui l'avete, ragazzi, qui l'avete! Qui l'avete! Perché non è finito? Perché non è finito un inseguimento? Se con la gag delle TV siamo arrivati al limite o ce ne saranno ancora altre di queste. Cosa ha fatto? Perché ha fatto sta trama? Ok. Viene da chiedermi se non ci siano delle cose qua. Forse sì. Lui intanto ha fatto un salvotto, ma io voglio vedere una cosa. Niente. È più lungo dell'uno. Beh, l'uno era già finito a questo, ma era già finito da un pezzo. Ma l'uno era veramente breve come gioco. Cioè, mi ricordo che è stato lungo 4 live, ma all'epoca facevo delle live da un'ora, credo. Oh, no, no, in realtà no, non sono sicuro, però mi pare di sì. Ah, beh. Ah, ma è lei! Forse cosa dite? Forse non dovevo andare verso di lui per cercare di combatterlo. Papi, io con quanto poco vantaggio mi sono mosso! Ah, corri, 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 Forrest! Corri, l'ho lasciata lì. Ho lasciato lì l'accetta. Forse non l'idea dell'anno.
forse non l'idea dell'anno. Puoi correre per piacere. Forse non l'idea dell'anno. Puoi per piacere muovere il culo, grazie. È stato un passaggio di luci abbastanza intenso. E lui non è in grado di seguirsi. Dimenticate quello che ho appena detto. Lì potevo salire. Ma la luce? Miseria, dai, ma sei sempre lì! Ma raga, io un po' mi cago. Ma raga, però... Però, fai tutte le tue bazzine, vai a zappare, per piacere! Sono fottuto! That's... Just do it, corri, PD. È proprio il momento di correre, sai? Vai, via. Io mi sa che avrei sbagliato, quindi credo che ci sia un script totale di questa cosa. Ok. E vai a zappare su, ma dai, ma per piacere. Ah, hai vinto. Sono un pollo. Però non ti fa vedere come lo uccide davvero. Visto che avete fatto un sondaggio sui carrelli, non sono riuscito a leggere i risultati. Maledetto che accorcia le distanze così. Quindi io adesso devo andare a destra. Mi devi dare tempo, ma se no vinci tu. La vedo male. No, ovviamente, totalmente surreali questi treni. La figura paterna legata al treno, il padre che non c'è, il padre che se ne va, boh, che guarda la TV, lo lascia davanti alla TV, non lo so, corri. Se ne va in treno, papà gamba lunga, dai, no! Morì. Morì così, ma in nomine dei... Fallo! Dai, ma io non voglio dire niente. Non tutto, solo un pezzettino. Grazie. Celeste Docet. Oddio! Ti mancano i carrelli difficili da spostare? Sì, mi tenevo in forma, è una bellissima risposta. Qui ho preso un grande vantaggio. Qui abbiamo fatto la bazza, eh? Dai, che ce la facciamo. Devi tirare questa leva, vecchio. Non volevo dirtelo. Oh, cazzo. Il telecomando, quindi non useremo più il telecomando. Beh, ragazzi, non siamo così vicini alla fine, però. Cosa dite? Ci stava un dito medio di brutto. Vicinissimi? Medio. Ragazzi, non prendetemi in giro, cioè... Se siamo vicini, che in mezz'ora lo finiamo, 40 minuti, ci sto. Se è una cosa ancora lunga, facciamo la prossima volta, eh. Hanno il traction control. È vero che sembra un ferroviere, comunque. Massimo mezz'ora, allora pollo. Cioè, va benissimo, però lo finiamo. L'unica cosa... Ah, devo andare... Accidenti. Lui non ha più molta mobilità. Ah, ok. È lei.
in qualche modo ci guida, non capisco. Con un'agilità che noi possiamo solo sognare in questo momento, andrei comunque in alto, ma da quella parte, esatto. Come faremo a scavalcare lì? Ho quasi finito il tutorial. Saranno solo percussioni quelle che sentiamo. E siamo nel cimitero di Bloodborne, come sempre. Musica alla Zimmerman, quello di... guardate l'occhio, l'occhio di Mordor, televisione lassù. Quello di Nolan. Arti palazzi che si sono mossi. Non ce la sta più facendo il nostro amico. Si toglie il cappello. Non sta andando bene. Ha un superpotere. Ah, ma io stavo giocando, non era una cutscene. Infatti ho visto, si muove, ma ok, sono io che lo sto muovendo. Cioè, non ho ben capito come ho fatto questa cosa, però. Ah, ho capito, devo seguire la mano. Questa figura del padre Salaryman, no? Cioè, io poi dico padre, insomma, però... La musica è meravigliosa. Sì, sì, bisognava seguire la mano, sì, sì, sì. Ah, wow! Ok, verso l'alto. Il dio di questo mondo, perché è sua la visione. Mi viene da pensare un po' Omori. Wow. Si corre ora, eh? Impallidito, trofeo guadagnato. Sanno che tu impallidisci a vedere questa cosa. Vediamo un po', eh. Ora dovrebbe essere la volta buona. L'occhio. Giocattoli. E mobili e altro. Una casa un po' esceriana, qua sembra. Proseguiamo e basta. What?
abbia avuto il coraggio di darmi... sì. Immaginavo che saremmo dovuti andare su quella scala. Guarda la deformazione alla Dalì di questa... questo schedario. Say what? Oh no, è un puzzle. Cioè, nel senso, va bene, ok, ci sta, però... No, no, no. Pensavo fossimo in un mega crescendo finale. E me ne posso andare a zappare, vero? Oh, cerchiamo di capire. È forse questa porta qui? O forse devo semplicemente... No, eh? Quindi un suono è vittoria, un suono è un po' la Zelda. Non va bene, quindi. Non va bene. Wom. No. Ah, che cretino. No, però sinceramente... Non ha giocapite, non ho capito assolutamente. L'occhio, là c'è l'occhio là in fondo. Sì, un pochino la porta si era mossa, ma niente di che. Six è la bimba. Che pollo! È la musica. Che pollo, è il suo cariglione. Che pollo, grazie. Madonna. Ok, ok, era la musica. Sì, sì, era... era sonoro, ma non era il... Sì, comunque è Zelda, ragazzi. E, ok, e qui? Oh no. No, è una gag. No, 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 è una gag nel senso che era tornata, esatto. Ok. Qua c'è musica, io vado verso il suo cariglione. Wow. Non preoccupiamoci. E seguiamo il suono. Però aprimela la porta allora.
Forse devo tirare. Non la tira. L'ombra è la mia ombra. No, no, certamente, ma... Ah, beh, la apro. Ha già capito. Really? Dai. Budella, là. Ho capito. No, forse ho capito. Io dovrei poter spingere questa cosa, ma... Oh, sì, funziona. Onesto, onesto. Sembrava una cosa più grossa di quello che era. Invece, ok. Fattibile. Tipo, anche anch'io non sono un grande fan di ste robe qua. Comunque. Dovremmo esserci. Musica c'è. Ah, allora potevo essere esplorativo e andare anche di là. Qua potevo probabilmente essere esplorativo. Probabilmente c'era un segreto lassù. Vabbè, pazienza. Chissà se è curiosità mia. E quindi ci sia... Tientelo se ti piace. Ehi, ma cosa ti è successo? Sei cresciuta? Cos'è successo? Perché sei enorme? E dov'è la gravità? Ah, è vero. È vero che possiamo farlo. Perché sei diventata un mostro? Cosa ti hanno fatto? C'è un martello. Il carillone nemico. Inflazionate a ste fughe in sto gioco. Comunque, ok. Non c'era bisogno che mi uccidesse. Si era buttata, tipo. Ma non so se interpretarlo. Boh. Cioè, lei è diventata un mostro, ma è lei? No. È lei vista da lui?
Quell'accetta sarà dura a prenderla. Avremo bisogno di lei per farlo. O forse no, ce la facciamo. E invece... se mi vorrei delle spiegazioni, sappiamo che non avremo. E vabbè, siamo morti. No. Non è così semplice. Cioè, ora era ovvio. L'apertura c'è. L'apertura c'è. Ma vai a zappare! Ah, avete ragione, avete ragione. Sì, sì, non c'è dubbio, Levin, non c'è dubbio. Cioè, sul fatto che il mondo adulto sia visto come una mostruosità, non c'è dubbio, che la crescita sia vista... Però questo, secondo me, dipende da dei traumi. E in ogni caso, ancora qui. Sempre con questa non gravità... La terza fase. Chi ha pensato fosse una buona idea? Allora, a questo punto siamo nella merda, perché come cavolo la giro? Io dopo posso risalire da qui? No. Quindi devo andare qui. Ok, chiaro. Ho sbagliato. Ho sbagliato, devo andare di là. Ah, che cretino. Ho sbagliato tutto. Grazie Lanna. Grazie Lanna per il regalo shishi. Dai, fammelo fare in nomine dei. È che quando arrivi qua vuoi avere vinto. Io ti ho chiamato di là, ma io dico, ma allora... Ma io l'ho chiamata di là. Allora, chiamiamola solo di là. Chiamiamola soltanto da quella parte. Fammelo fare, fammelo fare. No, ce l'avevo fatta! Stolto scriptati! Ce l'avevo fatta. E ce l'ho fatta. Sì, purtroppo questo gioco visivamente... sound design, cioè una roba fuori di testa. Gameplay... è meglio che non ci creda troppo, secondo me, perché a volte rischia di diventare un po' una palla. Era così anche il primo. Questo giro vado tutto a destra. Ma non sembra una buona idea, invece. Really? E questi sono tutti senza i save intermedi? No, 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 ce li hanno perché li abbiamo visti.
Merda, sono vivo. Dai, vai a zappare. Ma poi da lì non posso prendere. Faccela! Scappa via! No! No, Vez, t'avevo chiamato lì, ma Chris... Cosa sto facendo? Ma non ce la farò mai, PD. Vai via, bimbo, porco. Puzzle con un gameplay di merda dentro. Ma no! Ma l'effetto Pac-Man! Ma vai a zappare, ho sbagliato! Come, cioè, al di là del gameplay, lei è molto bloodborniana, però un po' Amelia, sì, davvero. Faccela! No! No! Voglio, però abbiamo capito. Pidi, non sono senza parole. Sono senza parole. Oh, sì. Si scripta ben sempre a sto gioco. Ah. Dita incrociate. Mi sa che sì. Ma è bellissima, cioè, esteticamente è stupenda, veramente. Wow. Merda.
Ho pensato, ora è solo narrazione. Ok. C'era qualcosa qui? No. Ok, lei ora semplicemente si ripara dall'urlo. Ci sta. È di fatto finita. Cosa contiene il carillon? Davvero? Nulla, ma l'abbiamo liberata dalla sua ossessione, dal suo attaccamento. Sembra ancora interiore, eh? E l'occhio? Psst. Stiamo per fuggire da qualcosa che ci insegue. È il blob, la melma che uccide. Peso. È stupendo da vedere, niente da dire. Io sono morto. Ma che culo. Qua l'ho scritta aiutatissimo. Dai! Cosa fai? Ragazzi, non fate un gioco basato sul gameplay, se il gameplay non li sapete fare. Io sta cosa non è mai... Questo non è un gioco basato sul gameplay, per fortuna. Però davvero... Se non fossero bellissimi questi giochi, sarebbero orrendi. Cioè, se tu togli la componente estetica, questo gameplay è orripilante. È degno dell'Angry Video Game Nerd e tantissime altre parti di sto gioco e dell'altro. Ecco, io qua seguo lei e schianto. Non bisogna seguire lei in quel... Però ovviamente è talmente figo quello che accade che... Corri! Sto premendo, non ho mai smesso di premerla, ovviamente. Non è possibile. Sì, grazie. E visivamente è stupendo, cioè da vedere è fenomenale. Cosa? What? No, siamo noi Yoshi? Siamo nei panni di Yoshi? No. Amica. Oh, grandissima. Grandissima. Non le siamo andati a genio. Non ha... Le ho rotto il carillon. Merda. Sì, quando si è fermata anch'io ho pensato, ora ci molla. Oh, mace. E quindi siamo finiti. Piuttosto discutibile come resa questa cosa. Ah, siamo in gameplay. Siamo il gameplay. Siamo in gameplay. Siamo il gameplay. Io vado sempre alla parte sbagliata. Forse a sto giro. No. E anche per Mancini. Ok.
What, aspetta. Gli occhi. Oddio ragazzi, questo è veramente il finale di Kaf. Wow, però che meraviglia. Lasciati alla nostra paura, al nostro terrore. Gli occhi dei grandi che ci guardano, ci giudicano, ci schiacciano, ci paralizzano. Eh sì, occhi, giudizio, assolutamente sì. Per come la vedo io, assolutamente sì. È il giudizio altrui che ti irretisce. E che ti fa chiudere in te stesso. Sono i rimproveri, le sgridate, chissà cos'altro. Eccoci cresciuti. Eccoci cresciuti. Con quell'esperienza che rimane parte di noi e ci ha segnati. Eccoci adulti. Presumo. Eccoci adulti. Prima eravamo ragazzi. Chi siamo? Chi diventiamo? Questo è un bel messaggio, secondo me. Come si diventa quello che si odiava? Subendolo. Eravamo noi? Ma in realtà è una circolarità di generazione in generazione. Traditi, terrorizzati, senza spiegazioni, mostrificati, fin dall'inizio. Interruzione di segnale. Trofeo guadagnato. Che è gold, quindi il gioco è finito, come palese. Bello, bello. Bello, 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 bello. All'inizio di Nightmares 1 si vede questo tizio impiccato, comunque uno spilungone come lui, certamente sì. Certamente sì. E se ricomincia hai pure il cappello dell'uomo nella TV. Sì. Grazie Gabri, grazie dei 12, grazie mille. Six ti ha lasciato cadere perché ti ha visto in faccia da vicino per la prima volta senza la busta. La busta con cui lui gira, per la sua ansia e la sua paura. Grazie Simone, grazie mille. Dei 12, anche a te. Eh sì. E lei poi, vedi Little Nightmares. C'è sia il discorso della busta, c'è anche il discorso del carillon, c'è... Sì. Forse anche un discorso di genere. Peso.
come gameplay non mi ha fa... questo non mi è piaciuto, non mi aveva fatto impazzire neanche il primo, ma era un po', forse un po' meno frustrante in alcuni, aveva meno passaggi frustranti, mi pare di ricordare. Sono passati tanti anni. Questo forse è un po' più chiaro, però mi era piaciuto di più il primo come finale, come impatto. Questo è un po' più chiaro, mi sembra. È comunque un po' more of the same, eh? Non c'è dubbio. Però è molto bello. C'è una piccola scena, se prende tutti i fantasmi, in cui Six esce dalla TV e trova dei disegni che fanno riferimento alle fauci, e capisce che decide di partire per le fauci, mentre le brontola lo stomaco, da cui il... l'uno. Sì. Beh, lei ne passa di tutti i colori solo qui. Poi non sappiamo che cosa abbia passato prima, eh? Prima che la incontrassimo, quindi ciao. Vabbè, belli questi due giochi, molto belli. Molto belli. Musiche incredibili. Però è chiaro che, ad esempio, i nemici, i boss, diciamo così, di questo episodio, ti colpiscono di meno di quelli dell'altro. Perché un po' l'hai già vista, questa cosa qui. L'altro era anche un po' più ributtante, mi sembra di ricordare. Però visivamente è stato molto rifinito e comunque è molto bello, cioè, assolutamente. Figo. L'abbiamo fatto in due live. Questa 3 ore e 43 di live, eh? Sì, assolutamente. E ora cosa porto? Ci penserò. Sì, ma io sono d'accordo, cioè... Il problema è proprio... che è un problema che aveva proprio Super Mario. Quando hanno fatto Mario 64, avevano questo problema del fatto che non hai una vera percezione della profondità. In più aggiungici dei controlli abbastanza imprecisi quando ti devi aggrappare. Non sei mai sicuro di quando lo script ti salverà oppure no. Cioè, paradossalmente, questo gioco sarebbe migliore, secondo me, se fosse solo su un piano. Cioè, tu hai la stessa grafica, identica, però tutto è solo su un piano, quindi in realtà è un vero 2D. Secondo me sarebbe meglio. Sarebbe più semplice, più... anche più... spumeggiante come gameplay. No, ma scusami tu, Railnir, ti chiedo scusa ancora. Vai, super, super tranquillo, ti saluto. Vabbè, Hollow Knight, sono d'accordo. Beh, Hollow Knight ha un gameplay... stellare, semplicemente stellare. Nier Replicant sicuramente sì, anzi, ora che mi ci fate pensare, quanto manca a Nier Replicant? Esce alla fine di aprile, se non sbaglio, adesso non ricordo esattamente la data, però il 23 aprile. Vorrei, a questo punto, visto che siamo a fine gioco e abbiamo finito Demons eccetera, vorrei cercare di giostrare la programmazione, così lo portiamo all'uscita. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, vorrei portare il giorno che esce, dai, faccio il furbo, anch'io. E quindi, vorrei guardare un secondo il calendario, vi chiedo scusa perché non vi vedrò. Però vorrei vedere un attimo il 23 di aprile, che giorno è? È un venerdì, quindi vi posso già anticipare che il 23 aprile non faremo un talk e inizieremo Nier Replicant. Però ce n'è prima del 23 aprile. Adesso vediamo che cosa possiamo infilarci. Beh sì, ma Hollow Knight è un super capolavoro. Adesso questo gioco mi è piaciuto, è interessante, sono bravissimi loro, sono contentissimo, è veramente un gioco bello, interessante e intenso. Ma non c'è un paragone, cioè Hollow Knight per me è un gioco di un'altra, totalmente di un'altra categoria, ma non c'è un paragone neanche, ma neanche per sbaglio. Ma perché Hollow Knight è un top, top, top gioco, veramente top. Questo è bello, interessante, artisticamente fantastico, eccetera. È un po' more of the same, come rischia di essere poi l'espansione che è diventata un seguito di Hollow Knight che deve ancora uscire. Questo è un po' more of the same.
però è un gioco straconsigliatissimo, che vale assolutamente la pena di giocare. Comunque è uno di quei giochi che ti portano tanto, ti fanno riflettere, ti turbano. Assolutamente valido, assolutamente valido. Ancora nessuna notizia da Impostor Factory, che paradossalmente si sarebbe stato da Dio adesso, perché tanto tipicamente non dura tanto. Sì, esatto. Il divertimento, che comunque è importante, perché comunque tu passi attraverso... Questa narrazione non è To The Moon, passa attraverso il gameplay. E quindi dove è veloce, ogni input un'azione, eccetera, eccetera, rispetto a una persona che si muove incespicando e si aggrappa e non si aggrappa, eccetera, eccetera. No, sono d'accordo, però... vabbè, sono poi due giochi molto... molto hanno deciso di essere due giochi molto diversi. Dead Space, prendo lo porti te. Oddio, si potrebbe fare, però 10 ore. Non lo so, mi cago. Già io mi cago. Dead Space, non lo so. Beh, nel suo genere Hollow Knight. Beh, sì, sono due giochi diversi anche perché Hollow Knight è un Metroidvania, questo no. Nel genere Metroidvania, penso che... cioè, Hollow Knight l'ha chiuso come genere. Cioè, dire che non ho voglia di giocare un Metroidvania dopo Hollow Knight, dire poco. Impensabile giocarne uno che non sia a quel livello lì adesso, per me. Perché comunque è un genere che ha i suoi problemi. Cioè, essendo un genere che ha costitutivo il backtracking e tutta una serie di sbattimenti, eccetera. Cioè, non è un genere che è tutto pro, capito? Quindi, dopo che ne hai giocato uno come quello... ma io, secondo me Dead Space mi cago veramente addosso, ve lo dico sinceramente. Ma per me questo gameplay... cioè, qui la giocabilità non è... cioè, puoi farlo anche esattamente... non c'è bisogno di cambiare tipologia. Puoi farlo anche esattamente così, ma puoi farlo un po' più divertente, secondo me. Ori, ho giocato il primo, l'ho anche mollato a metà. Non è male, ma non, per me è un po' frega, Ori, devo dire la verità. Blasphemous ce l'ho, lo comprai tanto tempo fa. Ho visto che ha tantissimi problemi con il platforming. Non so se ho voglia di impazzirci. Clash Royale, vedi Donald? Clash Royale, facciamolo. Vabbè, ora ci penso, dai, non preoccupiamoci. C'è tantissime possibilità per far arrivare il 23 aprile. Il problema sono le garette che sono andate a farsi friggere, quindi in realtà sono due gli appuntamenti, sono i lunedì e i giovedì. Vediamo, ci penso. Magic Arena, mi sa che è una chance, potrei anche dargli. Secondo me, Gabriele, questa cosa è più vera in questo che nell'altro. L'altro era più... forse un po' più profondo, non lo so. Non so Subnautica che genere di gioco sia, però cioè, il 23 aprile deve essere finito, ma finito proprio, quindi è per quello che... ma non c'è problema, ci inventiamo qualcosa, non preoccupiamoci. Ma guarda, ma un Genshin Impact... ma sapete che ho letto che... ma l'avrete letto anche voi, che uscirà la versione ad hoc per PlayStation 5. Ah, un survival. Beh, allora ci potrebbe stare. Adesso vedo quanto costa. Ah sì, davvero è così bello Dead Space. Oddio, why not? Ce l'ho su PC. Sì, infatti c'è io potrei già giocarci da PS5 a Genshin, assolutamente sì, senza il suo problema. Absu l'abbiamo già fatto, eh? C'è la blind su Wesaplay. Non ci chiediamo il perché, shish. È gratis col Plus di marzo, ma Genshin o non so cosa. Ma poi Genshin Impact è gratis. Si fa per... scusate, sto cazzeggiando. Subnautica è diventato... Sorry. Subnautica è stato messo da Sabaku nei migliori del decennio. Non mi sembra. Sì? Ma davvero? Mi sembrava di averlo letto quell'articolo. C'era Subnautica? Non me lo ricordo. Si vede che non conoscendo il gioco l'ho... non ho prestato attenzione.
Ma lo so che Dead Space è figo. Ah, Dead Space. Ok. Lo so che è figo e andrebbe giocato. Però me la faccio un po' sotto, vi dico la verità. Me la faccio un po' sotto. Volevo vedere cosa succedeva alla fine di questi titoli di coda, ma ho premuto X adesso perché la cosa si fa piuttosto... Potevo accelerarli. No, ma adesso non penso di buttarmi anima e core in una blindrun. Firewatch l'abbiamo già fatto e c'è la blindrun su Wesaplay. Non penso di buttarmi in una blind. Non penso di buttarmi in una blind adesso, prima di Nier. Vabbè, ok, a posto così. Bene. Magari Subnautica ci facciamo una one shot, una cosa del genere. Perché no? Firewatch ve lo consiglio anch'io, è molto bello. E benissimo ragazzi, grazie mille per aver seguito, live enorme, quasi 4 ore, sono le 18:20, a questo serviva iniziare alle 14:30 per riuscire a starci, e potrei aumentare, ecco Marti, grazie, perché questa cosa la faccio di sicuro aumento le live di persona almeno a 2, finché riusciamo, no Raid non mi va di rompere sempre le balle, dai l'abbiamo già fatto, non voglio rompere i coglioni, e ragazzuoli, grazie mille e ci vediamo domani alle 14:30, talk, e parleremo molto di videogiochi, direi. A domani.